Start. Ma ci siamo! Buonasera a Buonasera, tutti! buonasera. Buonasera a tutti! Oggi sono di nuovo in rosso, però uso di verdi, ma sono in rosso Stavolta bianco, stavolta in sono rosso bianco. come la mia Ogni volta setta, cambiamo. come il tavolo, come quanto mi Come farà buono il Farsight? mio avversario. Ma Ovviamente no, no, oggi no, oggi no, una bugiardia. oggi abbiamo un match divertente. Il mio avversario Sì. porta i Pokémon, io porto i Gundam. Oggi abbiamo un match molto anime, abbiamo anche Weebu qua con noi. Ci manca solo Rule 34, siamo a posto. Detto questo, cosa facciamo oggi, mio avversario? Oggi giochiamo, mi ricorda la missione NM del regolamento. Setup M, quindi è lo Pure the schieramento Four Crucible, esatto. con Crucible Battle e Chilling Rain. Quindi abbiamo le diagonali corte, Nessuna abbiamo, regola buffa, per esatto, fortuna. e bisogna far fuori l'avversario oltre a prendere almeno un obiettivo. Almeno uno o più dell'obiettivo, Molto insomma, bisogna semplice. soverchiare l'obiettivo. Ci piace. Molto molto Io sto semplice. giocando intanto con le ferite. Sì, il mio avversario sta parlando dei nostri nuovi counter delle ferite, vedrete dopo dall'alto, sono carinissimi, abbiamo delle freccine che indicano i modelli feriti. Bellissimi, sono meravigliosi. Sì, riuscite a capire cosa è ferito e cosa no. Sì, esatto, il mio Esatto. avversario oggi gioca pochi modelli, il mio avversario gioca una lista super di concetto, con pochi pezzi ma Non so importanti. esattamente il concetto, ma il concetto è muovere poco, fare delle cose E buffe. mettere tutto in una scatola di scarpe. Io Sì, invece gioco una sostanzialmente lista esatto. con troppi modelli, devo essere onesto. E ho una lista abbastanza interessante di Tau. Oggi portiamo il distaccamento Monka del nuovo Codex. Doveva uscire il Codex, magari era già uscito, secondo me, speranze. Invece no, GW ci ha annunciato il custode degli orchi, quindi il Tau uscirà forse il prossimo mese Con appena. calma. Quindi noi cosa faremo oggi? Useremo il Codex nuovo e i punti Senza useremo. averlo. Esatto, perché la scatola non ci è arrivata. I punti che useremo saranno per unità vecchie, i punti del vecchio Data Slate, mentre unità nuove, un'unità in questo caso, i punti del Codex, sperando che siano accurati. Bene, detto questo, la regia tolga la moneta studio, così ricordiamo che potete mettere un like o un commento, dirci cosa ne pensate dei Tau nuovi, se avete speranze per i nuovi orchi, avete visto che bel distaccamento che hanno con le latine Bellissimi gli orchi assassine, che nuovi, belli! Un meraviglioso, distaccamento meraviglioso. bellissimo in cui hai cose buffe e latine, sono già contento. Sì, già il nome di staccamento, non premere il bottone, ci piace, Esatto. Oppure meraviglioso. puoi anche osare, vuoi O osare? Diventa osare, tutto Zardos. È bellissimo. già Zardos, È diventa Zardos vero, 2! È meraviglioso. bellissimo! Sì, fate il mech, Quindi speriamo porterà. bene nel nuovo orco che per il momento, da quello che si è visto, ci fa ben sperare e ci fa già ridere. Bene. Quindi avete messo il like, avete messo il subscribe. La regia non ha messo a schermo la cosa, però. Vai, La regia regia. non ha messo a schermo. Attenzione. Sulla seconda pagina. Seconda pagina c'è un subscribe e viene il campanellino. Mamma mia. Eccolo! Eccolo! Quindi Quando ci seguiteci sono questi sempre, noi siamo tecnopreti? sempre I attivi. nostri tecnopreti non sono aggiornati. Bene. No. Detto questo, passiamo alle listine, Infatti dai. Cole se ne sta andando, Sì. povero. Da Pochino. chi iniziamo? Vediamo il Tau. Il Tau è più curioso questa partita. E invece, Elder. Già. Gioca Solo invece che c'è un Eldar. problema. E invece Ha Eldar. messo la lista con le freecam. Ciao. Sì. Tau, e vedi. Bene, il Tau gioca, abbiamo detto Monka, gioca una lista di concetto anche questa in realtà, ha un botto di personaggi, abbiamo tre Fireblade che daranno un colpo aggiuntivo alle armi della squadra in cui sono ingaggiate, sono intruppati, Attacciate. esatto, oltre a questo abbiamo le reliquie che ci danno, vediamo solo che questa si connetta, Reliquie che ci danno una ci regole dà. buffe. Una ci darà il primo C su un obiettivo nostra scelta all'inizio della partita, quando entriamo su quell'obiettivo lì. E non si è connessa, sto facendo. Se mi dà un attimo. Problemi tecnici, un attimo, Sì, maledetti no, buffi. tanto, mentre parlo lo risolvo. Quindi ha questa bellissima reliquia che lui dichiara un obiettivo. Su quell'obiettivo le sue unità aggiungono uno all'obiettivo controllo. Quindi lo aiuta a portarsi via l'obiettivo dalla Esatto, mia parte. mentre l'altro announcement è Super tattico darmi, l'altro, secondo me è più carino. sì, mi dà scout 6 ad un'unità entro 6 pollici a mia scelta dal personaggio. Non male. No, no, molto interessante. Non male. Poi abbiamo il Darth Rider, il nostro bellissimo tenente dei Pathfinder, che mi permette di dare un Nega Hype a 12 pollici, un Nega Deep Strike a 12 pollici. E da lui, che sarà molto utile in questa partita, dove il mio avversario non ha riserve, quindi molto divertente. Infine abbiamo il Bone Farsight. Il Bone Farsight,
Adesso vediamo, abbiamo anche la camera finalmente. Il buon Farsight è questo personaggio simpaticissimo. Sono da Riptide. Eccolo qua. Eccolo. Che è accompagnato da tre Crisis Sunforge con dei termici. Crisis e Farsight con il nuovo distaccare, il nuovo profilo mi dà un bellissimo stratagemma gratis a sommità. Questo dia che avanzerà sempre gratis. Poi 40 Breachers, molto Dieci, simpatici, dieci, dieci, dieci. di cui 10 sono imbarcati su questo Delphish. Sull'altro Delphish ci sono i 10 Pathfinder. Unità da 3 bellissime broadside con lanciamissili sul braccio e i missili cacciatori. Non hanno i missiletti in osso, ovviamente. Hanno 5 droni missile e un drone arma per sinergizzare meglio con la regola armata. 3 Riptide con ionico, termico e droni missile, e infine gli immancabili Ionico fa sempre ridere. 4 Fa sempre ridere. 4 tetra. Tetra. Bene. Senza piranha, non mai Bene, bello. passiamo alla lista super veloce del mio avversario. Vita super veloce da Yeldar. Questa volta lista di concetto, tutto spettro custodi e spettro cavalieri. Due avatar a condire la lista. Gianni, vieni tu. Non vengo io, di là. No, faccio giù. Riesce lui? Benissimo. Va bene. Allora, qui abbiamo l'avatar di Kane che condurrà l'armata in battaglia c'è sempre un spettro cavaliere questa volta, è la prima volta che lo giochiamo. Lo tocca, Dall'altra parte, guarda che bello. Spettro cavaliere. C'è l'Incarn, l'avatar del dio della morte degli Eldar, che in questo momento starà dietro, si teletrasporterà dove sarà più utile. Teletrasporto che non è un vero teletrasporto, quindi la regola buffa del mio avversario non gli servirà a nulla, purtroppo. C'è un bellissimo autarca che fa da allenatore Pokémon che mi regala due cipini, due command point a mio turno, due Farseer Sumoto per sfruttare il fatto di cambiare i dadi fato e per dare ripeti per colpire a un'unità entro 12 al doppio. E per il resto ci sono tre Spettro Custodi, tutti con la super spada delle leggende e due lancette. Bene, Lista molto pezzigrossi, semplice. lista semplice, si muove ma fa cose. Bene, Vediamo molto come va. semplice. Adesso torniamo in front camera, che faccio sparire questo aggeggio infernale. Eccoci qua. Oggi ci parte molto bene, molto carichi, senza codex, senza regole, senza niente. No, a parte scherzi, siamo pronti. Siamo Bene. pronti a vedere questi nuovi Tau in Sì. azione. Sono molto curioso della partita. Direi che il mio avversario potrebbe tirare città di fato, Potrei o prima i miei tirare moniti scout. come niente in realtà. Bene, 2, allora 3. mettiamo la super dadone 4, davanti. 5, 6 dadi. Per il momento sempre 6 dadi. Ricordiamo che posso, dopo aver tirato, tirare via un dadino al 5 più. Invece di tirarne 6 ne tiro 5 e posso rirollarli tutti. Questo sarà il caso. Ne rirolliamo tutti e 5. Guarda, non ne uno. E vabbè. Non ho fatto granché, però c'è un 6 e E penso già che me ci lo basta. Questo tengo. è importante perché tu hai delle armi devastanti, Questo da 6 è ricordare. importante perché io posso utilizzare una volta per fase questi dadi destino e quindi cambiare un dado per ferire, colpire, tiro matura, avanzata, carica con uno di questi dadi. I Farseer hanno l'abilità di prendere uno di questi dadi e trasformarlo automaticamente in 6, una volta per turno. I falsi sono Sumoto? non-operative? Assolutamente no. Perfetto, benissimo. Infatti. Victory. Infatti uno ha le gemmine per risuscitare, le gemmine del cuore di Avalorn, lo faremo risuscitare se muore. E l'altro se ne starà bello bello per i cavoli suoi E a indietro. proposito, io ho scelto come te Assassination e Bringing Down come Missioni secondarie. secondarie fisse entrambi, quindi l'obiettivo di questa missione è farsi del male. Già, ma anche per quanto riguarda la missione stessa, qui ci sta. Sì, effettivamente la missione ti dice di far del male all'avversario e... Sì, Esattamente. oltretutto il tuo Farsir, se muore e ritorna, non mi dai punti No, la prima perché è volta almeno. infame. La prima, Solo la prima ma è volta. E infame. vabbè. Bene. Dopo muore. Direi che è il momento dato partita. Pre-partita. Momento partita? Pre-partita. Inizia il mio avversario. Inizia l'Eldar, direi. Sarà molto interessante. Prima di inizio, farò i miei momenti scout.
Speravo di andare io per secondo, sono Sì, sincero, questa effettivamente è più partita comodo sarebbe per stata te. più comoda. Sono d'accordo. Sì, perché tu secondo potevi Non mi serviva sfruttare il fatto che mi niente. muovo avanti, ma io sfrutterò quel fatto che tu ti muoverai adesso. Esatto, quindi sarà un primo turno buffo. Cosa Prego, faccio di... scegli questi tuoi movimenti scout da 6. Molto semplici, gli Micragi si nascondono dentro il muro. Già, Ok. l'importante è questo. E il secondo scout è il Delphish che fa lo stesso. Si metterà un po' Bip, più avanti, bip, bip, bip. solo per evitare eccessivo fuoco. Anche se quel... no, non dovrebbe dare perché c'è una bellissima linea qua di fuoco. Perfetto. Bene, i movimenti scout sono fatti. Bene, detto questo, proviamo, Bene. iniziamo. Primo round, Eldar. Allora, cosa Prendo solo muoviamo? le mie regole intanto io. Si prende il suo vademecum qua. Sì, perfetto, bene. Ho finito. Già, i nostri servitori ormai non sono più quelli di una volta. I tecno servitori di una volta non ci sono più. Già. Ai miei tempi i servitori sparavano quel canone plasma. Quando c'era. So che sono davanti, scusatemi, non No, sei arrabbiatevi. davanti. 38, non una volta. Vedi che funzionava. Di quanto si muovono questi bellissimi tetra? 14. 14, cosa sparano, perdonami? Niente. Due colpi di carabina forza 5. A più niente, un danno. Sexy. Cadenza rapida, a 14. E Wow! Meraviglioso. sparano un colpo a testa, cadenza Si rapida, muove di 1000, di immagino. 14. 1000. Ed è un veicolo. Sì, tutto è veicolo, tutto quello che non è fanteria è veicolo. Ok. Tutte le battery su un veicolo. Già, tutto quello che vedi da Bring It Down. Non dovresti vedere lì, giusto? Mi confermi? Direi no, questo è dietro il scenario. Direi di no. Ogni tanto c'è la... Staletta è Ogni un tanto po' c'è... buffa perché è un po' dentro, un po' No, fuori, dovrebbe essere ma fuori, la fuori. consideriamo Parte fuori. fuori perché insomma penso che l'intenzione era quella. G sì, proprio sì. Giusto? Sì, proprio sì. Bene, bene. Oh, tu svolacchi, no? Con queste Svolacchio con buffe tutto in questo momento, rare. tranne Terribile. le Broadside. Tranne le Le Brozzide. Broadside sono lente inesorabili. Tu svolacchi di quanto? Con queste riptide. 12 dovrebbe essere l'oro. 10, 12. questo ti dico Non subito. tantissimo. Con gittata? 1000. 70, 10. E 70-10? gira 62, muovo in 10. Posso avanzare e sparare. Sono d'accordo. Perché ho un'arma a salto. Se vengo guidato posso diventare tutto a salto. Infatti ricorderò, Perdonatemi, il mio vabbè. staccamento mi dà quando sono guidato, quindi quando uso la mia regola armata che mi spotto unità avversarie, a tutte le armi dell'unità guidata, armi d'assalto. E in più, i primi 3 turni ho letalizio tutta l'armata. Allora, io mi prenderò nella command phase che abbiamo leggermente saltato, due command point per me, uno per il mio avversario. Ok, poi te lo dà l'autarca, giusto? L'autarca me ne dà uno in più. Dopodiché, questo qua all'inizio era entro 12, quindi a lui, al duo più, ripeto, per colpire. Ovviamente no. La regia già ride, non ho capito perché. E a sto punto daremo, ripeti, per colpire, lui era troppo lontano. Lo daremo a questo Vive Lord centrale. Adesso vi narriamo che questa lista qui è Evviva! nata come counter alla lista Pokémon, questa lista Pokémon Eldar, è nata come alternativa alla lista Pokémon Necron del nostro Giovanni, che Giovanni gioca lista con 5 Kitana e l'arca. Mi ha detto, beh, giochiamo tutti una lista Beh, giochiamo Pokémon. tutti una lista con Giusto? pochi 6 pezzi modelli, forti. 6-7 E modelli, ma forti. Infatti, vediamo. Insomma, la cosa poteva essere interessante, secondo me. prima o poi faremo lo scontro. Super 4. Esatto. Giovanni con i suoi Ovviamente bellissimi se sarebbe 22. Super 4. 10 più 6 più 12. Sì. 28. Allora, i Mikai hanno 28 gittata di plasma, dico, di termici tra movimento e avanzamento automatico. E 22 di gittata potenziale con il Melta 2. Ok, ti dirò che mi metto un poco più di 28. Perfetto. Tanto io mi muovo di 10, dopo sono abbastanza agile. Dopodiché, l'avatarro si metterà qua. Questo bellissimo Vrylord guidato si mette tranquillamente qua, perché potrebbe dare grosse soddisfazioni. Più o meno, lui ci crede, io ci credo, ci crediamo. È bravo, esatto.
Allora, noi qua stiamo a... Devo spostare un muretto. 17. Allora, questo avatar, questo autarca fa una corsetta. Questo farsio si muove e basta. Tuttavia, qua non dovresti vedermi con nulla. Così No, metto metto quel muro da verdura perché ho dei sul scini in piedino, mezzo. così ho 12 da qua per aiutarlo e 12 a lui per 12 è aiutarlo. citata per i 12 automatici. per Mi il sa. potere all'inizio del mio turno e per fare le cose buffe con i dadi fatto. Bene. L'avatar della muerte. Nel frattempo La li sposterà muerte. di qua. Spostato un muretto. Qua comunque non dovreste aver linee grosse, quindi vabbè, No, non dovrei ci neanche vederlo piace. quello lì perché l'ho citata per con molto lì. Bene. Direi che il mio primo turno siamo qua. Goloso, direi. Vediamo questo 36, assolutamente no. Questo sì, però. Sì, ma credo che Questo loro ci è ti diano almeno piaciuto. uno scolpiti in pari uno stealth. No, forse non più, una volta lo Il piranha con stealth? avevano. E una volta avevano i tetra Il tetra stealth. con stealth? Mi pare che una volta l'avevano, adesso imparano più. Esatto, sono solo i filtratori, sono scemi. Solo infiltratori. Se no io faccio poi una cosa. È ancora indeciso. Sì, stavo pensando di andare direttamente qua. Metto un piedino. Benissimo. Tanto lui al massimo si sposta di là. Qua non riesce a venirmi oltre. E ci sono più del suo melta. Quindi a me piace, va bene così. Se viene qua poi. Va bene. Andiamo alla fase di sparchiamento a questo punto. Sparacchi, mi Sparacchio. sparacchi tutto. Sparvicchio. Auricchio. Allora, questo Warlord qua. Sì, Sparso i tuoi vai. tiragnetti Certo. a tetra, perdonatemi. Sì, dovrei avere cover, perché l'altro non lo vedi, in teoria, giusto? Mi confermi? Probabile. No, vamo bene. È un'unità. Beh, lo do l'altra ferita, In semplicemente. quel caso sì, Sì, però. ci confermo. Vai. Sparo due colpi al 4, uno Enka, uno Lobino, Yes, perché sono un Eldar, dannati sono tutti e Eldar. due. Forza 12. Non spostar Tutti e due. niente. Sì, un attimo solo. Tutti e due? Sì. Quindi Almeno meno 3. almeno due, dando Sono che c'è il d'accordo. cover, fino al 6. Prego. Uno passa dentro. Quante ferite hanno? 7. 7 ferite. Questo è un 6 con un 6 automatico, immagino. Uso un 1 per farlo Un diventare un 6 6. automatico. Quindi via 1. Di 6 più 2 ti faccio 8 ferite. Perfetto. Piu! Non detti mai, giusto loro. Basta. Così eliminiamo questi 1. Detti mai uno. Ah, victory. La Però l'unità sono da 2. tua sì, qui Quindi non non becco il testarla. dado blu. No, non becco il dado. Ah, ok, in quel Perché senso. devo uccidere l'unità. Va bene. Quindi, tua fase di Allora, turno 2 è questo non finita? vede. Questo qua non ha nessuna linea di vista di nessun tipo. Robe strane. Lui vediamo se per caso buffo. Ma direi proprio di no. Questo no, questo Gli no. tocca l'edificio? Ok, perfetto. Sta calmo. Chiedo, io Prego, chiedo per primo cortesia. turno suo. Bene, è stato un turno molto Ma serio. intanto il primo sangue è mio. E sono già Non è contento. morta l'unità. Intanto il Non primo conta, è morta sangue. l'unità per il primo sangue. Tin! Bene, quindi devo far fuori un'unità per prendere 8 punti, mi stai dicendo? 4. 4? 4 più 4. 8. Bene, molto bene. Del secondo turno, mi controlli il gesto del secondo turno e becco gli 8 punti? Vabbè, qua c'è qualcuno in più. Regia parte 2, per Non so, ogni battle Ogni batterà, perfetto, ottimo. round. Sì, non c'è Bene, niente. fase di comando mia, io ho finto. Fase di movimento. Sta molto violenta sta fase di comando. Tu non puoi fare movimenti gratuiti, giusto? Gazenzo. Se mi muovo entro 8 a te, puoi muoverti in qualche No. modo? Quindi 6 pollici sono questi. No! Boh, 6 pollici da qua. Sì, io ho giusto poco più dei 22. Ok. Ma non credo, perché questi sono 15. A 16. Prima ho misurato. Guarda,
17, 16 pollici a questo punto. Se vuoi in totale 23. Sì, hai ragione. Quindi non tirerei il 9 e mezza. 32, sì. Almeno quello, aspetto. Almeno una cosa. L'obiettivo è fartene fuori uno almeno intanto, no? Si può fare. Io però non posso avanzare e caricare. Questo è molto poco interessante, però non mi interessa. Questo vuol dirmi, lui muove di 8, mi ha detto, giusto? Sì, confermo. Quindi 8 arriverebbe qui. Ah, sì? Sì, poi ti metti proprio davanti. Ah, ma siamo in frontale! Non l'ho No, visto. no, infatti stavo pensando. Quindi comunque sembra una carica molto facile, però è Lui mi un sta overwatch spingendo molto via, mi vuole facile. spingere fuori dal campo. Un overwatch molto facile in realtà. Hai vinto, per fortuna. Però questo è molto più che 8. Io devo semplicemente farti fare il giro. Questo è altro 5. 1. 5 più 2 più altri È 5. lungo. Beh, se faccio il giro faccio prima, in Sì, realtà. Faccio secondo più me fuori sì. giro. Purtroppo il volo funziona proprio male Sì, questa è veramente edizione. Non ho brutto capito il perché, è volo. È proprio proprio brutto. brutto il volo. Cioè, o sei fanteria Cioè, e che in anche là realtà non ha 8. senso. E 8-16 arriverei qua, per capirci praticamente. Cioè, Sì, ma sì. arrivi più lontano Sì, ma... girandoci intorno che Sì, sopra. ma non mi È interessa prendere quelli. assurdo. Allora, cose molto facili, loro comunque useranno stratagemma gratis di farsa e te faranno l'auto avanzamento di 6 pollici, quindi muovo di 16 in questo momento. Sì, già, è il punto, qui siamo fuori gittata, posso essere qua. Mi interessa essere fuori gittata, mi interessa entro 9, quindi mi interessa essere sul controllo da farsa del modello, com'era? Il modello, ok, tutti i modelli entro 9 devo essere. Ci arrivo entro 9 da tutti? No. No. No, solo uno avrà il più uno a ferirti. Tu eri senza? 11. Quindi ti feri al 5, quindi al 4 con gli altri. Devo solo fare tanti 6. Oh, ci sta. L'ha rifatto. Quindi faremo questo lavoro qua. Ci metteremo. Mettiti entro 9. Così? Lui entro 9. Comunque combinato Ah, con scusa, io non ho te. detto quell'obiettivo prendevo come bonus, quello centrale per comodità, perché mi sono te l'ho dichiarato prima. Sì, lo so che bisogna ferire, mi interessa colpire anche. Mi interessa fare i letalizz. I letalizz. Non bisogna colpire. Lui va... Letalizz. No, esatto. Sì, devo tetrizzarmi. Tetra si metterà così, giusto per vedere lì e darmi... Cos'è? Oh, noi cosa abbiamo di bello con le brozze da farti? Niente. Le brozze potrebbero semplicemente muoversi avanti e prendere un po' di terreno. Di sicuro avanzerò con le brozze 4. Quindi muoverò di 9 pollici. Loro arma mi si è vista, giustamente. Sì, siamo vicini. È una carica facile tua. Sto pensando se farti l'overwatch. Un Overwatch, sono Sì. 12? Non Ah, i lanci, sono vero, i lanci, 24. sì. Pensavo ai lanciafiamme in realtà. No, no. Sì, io controllavo il Sì. lanciafiamme, però visto che lui bina tutto a colpire, potrebbe essere interessante. Di quante ferite hanno? 4. Vulnerabile a 4. 5, no, sì, 5 ferite a testa, ma abbiamo 4. 5 al 4. Invece il tetra qua non ha nessun tipo di armatura. No, ma deve essere altro 24, non è altro 24, male, ho sbagliato di muoverlo, va bene. Ho provato a tirarti giù quel brutto Il tetra. tiro avanzamenti per la prima, 4, Sì, poi, questa quante ferite ha di molestia? 7, sono Più di due prima. punti. 7 ferite. 7. Allora, io uso un command point. Sì? Farò un fire overwatch sul tetra. Sembra un bel bersaglio appetibile. Allora. Ovvero che un dado diventa automaticamente un 6, quindi uno è colpito e uno lo tiro binato. No. Una sola lancetta, forza 12. Sì. Meno 3. No, perché sono parzialmente in cover. Ne ho Meno 3. 6! Salvo. Vabbè. Ci stava. Allora, questo qui quanto? Aspetta, vai, Maxi. 4, 4, 8 Ma le lance e 8 era e 4 P3. pollici qua. Quindi dobbiamo Quindi vedere vedi. questo. Quindi per qua volendo. Questa muove i 5, mi serve muovere i 5. Questo mi fa comodo, vedo il codo per vederlo. Mettendolo un po' Ci più in sta, qua. vabbè. Era 4 punti facili. Eh sì, 2 punti facili.
No, 4 perché avresti anche l'uccisione. Avevo l'uccisione Sì, e sì. il Bring It Down. Ok, entrambe le Riptide E in più vedono becco quel. un danno. Era Entrambe le Riptide bello, ci vedono il stava. tuo. Sono d'accordo. Questo invece resta qua dietro. Ci metterà un po' più in qua, ma resta dietro l'edificio. Poi. Valutiamo secondo gli altri movimenti importanti. Le brozze sono mosse qui avanti. Toccano l'obiettivo. Questi guerrieri del fuoco. Questi. Breachers. Breachers. Questi non vedono niente. Insomma, gittata 10, ricordiamocelo. No, sto pensando alle broadside, se mi serve spottarmene. Ma non vedono nulla, quindi no. 43. Con un cippino, eh? E spara senza linea di vista. Come? Non ho capito. Si lancia da contro il muro. Tira la stella. Io devo avere. Quindi. Muoveremo un piranha. Posso far cosa? No, No, mi no. piagno i tetra. No, i tetri muovo dopo. Prima muoviamo. Io continuo a chiamarli te, piranha. Però in realtà Ricordati sono quando io tetra. sono spottato con un marker light, ti nego anche la cover. Quando io sono spottato, cioè tu Cioè, sei spottato, quando io sono lui clicca spottato. con un Sì. marker light, ti nega la Sì, cover. sì, sì. Poi. Questo sarà così, giusto per. Ma un po' di campo, non tocco l'obiettivo perché Io insomma, poi avanzo con i io devo breachers fare qua. due. Avanzo con i breachers. Posso fare un'altra Overwatch? 5, Non so. cioè 7. Non riesco a uscire l'edificio, quindi non ti sparerò, però mi spotterò. No, volevo arrivare in gittata. Lui vuole Ah, essere perché non entro. riesce Hai a capito. sicuro. Perché lui vuole sfruttare il fatto che i primi 3 turni, perché ricordiamoci, cioè i primi 3 turni, il Tau con questo detachment ha letalizio su tutto. A uno lo mettiamo in vista che veda per darmi uno Perfect spotter. balance, yeah. Right. Una in tetra Simono in qua in modo che ti vedano con il culetto per spottarti anche loro. Puoi scegliere tra devastating, sustain, Eccolo, lethal, perfetto. lance. Chi? Tu di staccamento daranno ogni fase Ma puoi scegliere figurati. devastating, Più o meno quello degli lethal orchi, ma e più cattivo. sustain. Ma non c'è neanche rumors di cosa faranno gli Eldar in questo Questi momento. C'è l'unico rumor che è draconici. uscito è che toglieranno i principi. Giusto. No, li rifanno i principi. Li No, non lo fanno. rifanno, li Non lo rifanno. stanno togliendo personaggi da spese. Li rifanno semplicemente, non possono togliere i principi. Quindi questi Secondo muovi me sì, 8. non posso, cioè sono proprio clou, cioè. 8 Negato quelli con più lontano. personaggio di Ma i Necrons chi se ne frega? Già che tu hai una personalità in queste nuove lore è Sì, strano. beh, Illegale. se così da tutto il tempo. Troppe tradizioni? Due? Dalla Dall'ottava? quinta edizione. Dalla quinta avevi già una coscienza? Sì, No. in quinta. In In quinta quinta, già? Tanto con le reward tutte tempo è le Necrons. Sì, passato? sono cinque Incredibile. edizioni, ormai siamo anziani. Oramai è da metà del tempo dei Necrons che abbiamo Allora, Da metà del tempo dei Necron. io ho finito i movimenti, direi. Posso iniziare a fare un po' di tiro. E vedi? Quello che farò è semplice, le Crisis su di lui. Con Magico. il tetra mi spotta, quindi mi potrò colpire anche. Quella più vicina al Quindi primo lui. ferire è spottato. Se mettete un Mettiamoci un segnalino, sì. segnalino. Un punto esclamativo. Perfetto. È il simbolo delle cavi Farsight. Un punto esclamativo, ma scusi. È un punto esclamativo. Allora, quella più vicina, ripeto, Stupidi pesci. per colpire e al primo ferire. Colpisci al Chi questa, 3, scusami? la più vicina da te, Ok. perché lei è al primo ferire. Quindi, al posto di ferire al 5, ferire al 4, ripetibile. Benissimo. Ripetibile, ho detto. Tutti e due, meno 4, Perché meno 4? e termico. A 6. E tenevo cover No. oltretutto. 2 di 6 danni, 10. Quello che basta. Bene. Non esplode. Victory. 3 punti, Ma no? perché 2 Sì. di 6? Una sola te la spara. Ah, perché No. ha 2, Ha due ok. termici. Sì, ok. Bene. Tetra lì spotta l'altro spettro cippo alla prima Riptide. Vai. Lì, sempre ripetuto colpire. Sono 6 colpi di fucile ionico. Al 3. Un letale. Ripeto, tre colpi. Ma hai qualche altro letale? Sì, un altro letale. Due letali, tre devono colpire e ferire forza 8 sul caldato A sopra il 5, danno. che niente. Niente. Quindi due letali Meno 4, no, meno. e
Oddio, bella domanda. Questo è il cannone ionico? Ionico, sì. Così boh, ti nego cover. Adesso sta. Fatto. Dovrebbe essere meno 4, mi pare. Meno 4. Uno sì, uno no, allora. Do 4 danni, secchi. Cioè, meno 3. Meno 3 danno 4. Allora ha fatto, ma guarda, sì, voleva imbrogliare. Azardus? No? A posto. Voleva... I termici non ci arrivano. Se sta passando l'Eldar. 4 colpi di missiletti. Ripetibili, uno letale, uno due. Colpisce, forza 7, al 5 niente, no. Meno 2, 2. Meno 2, al 4, vedi? Allora, 2 danni. Quindi sono 4, resto con 4 ferite. Poi, l'altra, danni, spottata dai Breachers, quindi non ripeto per colpire, sono 6 colpi sempre sui caldati, colpiscono 4, al 5, 1. AP? Meno 3 danno 4. 5. 4 danni. Uso un cipino. Non esplode. Sì, non si riscalda. Fatto. Stilta, qui i cipini. I missiletti. Niente. No, ne ho uno. Franco. Io ne guadagno 2 e uno nel suo. Un overwatch è questo. Quindi sta con uno. Ah. Quindi tu c'hai 2 cipini adesso. No, io sono 1. C'è 2 già. Lui ne ha 2. L'unica cosa che rimane è spararti con il Devilfish, mi sa proprio. Perché il resto... Piccolo angelo. Sì, Devilfish. Bene, Devilfish spara sempre su quello spettro cippo. Abbiamo 6 colpi di burstino, non è stavolta spottato. Quindi non hai... Questo? Il Devilfish lì. Vai. Allora, burstino suo stupido, sono 4 colpi. Sono 6, 4 colpi, forza 6. Due letali e basta. Meno 1 che diventa meno 0, danno 1. Riesci a fare due ferite. 4 colpi di missile. Dai che andiamo a casa presto. Che uno colpisce. Ah, ma sempre su questo? Sì. Forza 5, 11. Questo è un dente d'aspetto custode. Che scusi. Un'armatura. Danno 1. Armatura 2. Sempre là? Sì. Ma basta! Fatto. Visto, facile. Bene, ecco, poi cosa è andato a fare? Ho finito il mio tiro, mi sa. Non posso caricarti, non posso fare altro. Alla fine del mio turno faccio il mio bringing down e 8 punti di primaria. 4-4, sì, perché sto schifoso ho fatto doppio 6 e non sono riuscito a ucciderlo. Mannaggia lui. Molto semplice. Beh, insomma, molto semplice. Basta tirare 6. Esatto, basta tirare 6. Ma... Tu non hai il dar. Fasi comando, cosa mi fai? Allora, io prendo 2 cipini, innanzitutto. Io prendo 1, vado a 3. Quindi vado a 3 di nuovo. Anch'io 3. Poi daremo un ripeti a colpire su questo bellissimo cipollino qua. Primaria fa 8 punti. Io faccio 4 più 4 che è più di me. Perché ne ho 1 e 1 e tu ne hai 1 e 1. Quindi solo 4 punti. Sì. Quindi ho dato lui ripeti per colpire di nuovo e daremo un ripeti per colpire a quello inferito. Su ciccione? Eh sì. Perché hai lei due. Lei è goloso. E mi ha due Riptide proprio là. Lei è goloso. Così. Fatto. Lei mi è goloso. Sì, ma non serve a niente. Capisci? Cioè, è lui che non deve tirare 6, capisce? Regia. È lui che non deve fare 6. Allora, là si fa qualcosa. Allora, qua bisogna porre rimedio a queste armature. A queste armature. Mi dica. Lei si nasconde. Pronostico. Sempre. È il momento di pronostico, sì. Vinceranno gli infidi Eldar o i gloriosi onorevoli Tau? Allora, tu puoi fare un bruttissimo overwatch. Cioè, tu ripeti ancora per colpire qua, no? No, perché non siamo nella mia fase di tiro, non ho nessun marker. Quindi tu avresti 2, 4, 6 termici. Sì, e 2 colpi di plasma. C'è una zanzara. Perché sennò resto fermo, ma è bottina. È una carica molto difficile che mi sono messo apposta lontano. Mi sono messo apposta. Votate il pronostico. E quindi faremo più spedaggi di Overwatch. Sei tutto entro 9 anche, quindi avrò tutto anche il primo a ferirti. Ma tanto perché? Perché 6... entro 9? Ma tanto faccio 6 letale, quindi cambia niente. Sono tutti letali. Se io sono entro 9 da te, ho il primo a ferirti. Ma tanto ho i letali, quindi comunque è 6 letale. Quanti sei?
1. Questo in termici. Fammi subito un salvezza almeno 4. Al 6? No. È di 6 più 2. Ripetibile perché esce veicolo. Perché termico. Sento sì da me. No, Franco. Da calmo. Sono più di 6. Ma comunque sarebbero 4 mortali. Un di 6. Sì. Quindi 4. 4. No. Farsight. Niente. E tutti i missili donne arma. 6 colpi di donne arma. Controllo solo una roba. Non ho finito. Non ho finito. No, mi sono messo giusto un pelino più di 6. Sono per evitare sta roba del termico. 6 colpi di drone arma che colpisce uno. Un colpo meno 0. Eccolo. Visto. Cos'è che ci vuole? Basta fare 6. Va bene. Quindi. Poi. Victory. Lui con 2 feritine rimaste e poi un bottino. Però non puoi più non fare overwatch. Qua tu sei dentro, che bel piedino che te lo dà proprio. Su chi? Tocca spendere soldi sui vincitori, dici? The Emperor protects us. Tu sei fuori, però se io tocco vedo tutto. Quindi lui si porta dietro le 2 ferite. Lui si sposta di 10, così mette il piede sull'obiettivo. Un piede nello scenario. Non so come ho fatto, ma rispetto al cannone si era incastrato. Va bene, va bene. Mi metto un piede in scenario per vedere oltre lo scenario. Certamente. Perché è towering. Sì, mi piace essere towering, quindi così vedo. Vada. Bene, l'avata della morte si sposterà, farà anche una corsetta buffa da 2. Più. Ma deve morire qualcosa di suo. Intanto mi non ho ucciso niente per il momento. Nel suo turno? Nel mio turno. Non nel mio, quindi nel mio turno non può muoversi. Non è fatto. Se non mi fa uccisione non può muoversi, è quel punto. Esattamente. Solo quando uccide me, o quando rispetto a un modello di faccia suoi. Potrebbe succedere. Chi dici, no? Mostriamo un po' questi vili Eldar. Il karma. Mi dia la free cam, signor regia. Io spenderò un command point per avere automaticamente una corsa di 6 con l'autarca. Che si sposta sull'obiettivo a questo punto. Lui rimane lì per fare le cose buffe. Io penso di aver spostato tutto tranne l'avatar di Kane. L'avatar di Kane però in questo momento non è che abbia grossi bersagli. L'arge è quella linea di fuoco delle Rita e che mi piace veramente poco. Già, una brutta linea. Controlliamo solo una cosa, l'avatar, tu sei un 12, quindi 22. No, non mi piace. Mi hai perduto tu. Guarda, la regia che saluta. Possiamo dare gli avatar qua. Poi sarebbe una carica lunghissima. 12? Però contandoci l'angolino. No, pollicino ancora. Sì, boh, lui eventualmente carica, quindi si sposta. Una carica di 11? Sarebbe 12, sarebbe un 11. E 12, quindi devo tirare. Dovrei essere entro 11, lui è un più 1, quindi mi basta un 10. Beh, ci proveremo. Tanto ci mettiamo qua e vediamo cosa combineremo. Passiamo alla fase di tiro. Paracchio. In realtà forse ti dirò che metto anche questo qua, perché comunque lui sembra di no, tutti lo sottovalutano, ma vedrete che darà qualche grossa soddisfazione.
Che gittata è con i lanciamissili? 36. Orribile. Conta che posso muovermi di 6 più 1 di 6. Troppissimo. Cioè di 5 più 1 di 6. Troppo, troppo, troppo. Quindi lui potrebbe semplicemente mettersi qua. Molto più ragionevole. Vedere te. Sì. Restare entro 12 anche da lui e fare le cose buffe. Perfetto. Bene. Andiamo alla fase di tiro. Allora, partiamo con quel bellissimo aspetto custode che ha due feritine. No, partiremo con aspetto cavaliere. Mi dica. Allora, aspetto cavaliere ha intenzione di farti del male su una Riptide. Sono tutte uguali, no? Tutte uguali, sì. Beh, a questo punto spariamo su questa. Allora, so ripetimi un secondo profilo sfarma. Di 3 colpi blast. Sì. E forza 20, meno 4, 2 di 6 danni, devastating. Quindi darmi meno 1 danno sarebbe inutile. Sono 2 di 6 danni. 2 di 6 meno 1. Qui lo sarebbe molto inutile. Abbastanza. Anche no. Perché sono 2 di 3 colpi. Sì, esatto. Bene. Quindi vadi. Tre. Non posso fare molto io. 30. Però io devo fare più morti di te. Già. Mi sarebbe buffo fare dividere i tiri. Rischiano poi male di non farli. Quello è. Quindi faremo tutto su una stessa e i Star Cannon invece vanno su quell'altra. Quindi due Eevee Vrai Cannon sulla Riptide non rossa, quella okay, beggiolina. Gli Star Cannon sul... quella rossa. Su quella rossa. Okay. Allora, due di tre colpi. La beige, due colpi. Giustamente. Oh, al colpisco 3. Al 3 tutto binato. Sì. Due per ferire. Forza 1000? 20. Però, ne abbiamo 4. 2 di 6 danni. Mm-hmm. Tu hai ferite? 14, sì. Non muoio, però vadi. Fatti pochi colpi, sì, non sì, ha no, senso. No. Mi sono i CP. 5. Uso un CPino. Sì. Meglio. 9. Uso 5. 4 colpi di Star Cannon su quella rossa, è meglio fare tutto su tutto. Vabbè. Che forte Star Cannon, tranne uno. Forza 8. 2. Meno 2, 3 danni. Meno 2, quindi è 4. 6 danni. Non ha fatto più Star Cannon. Sì. Vabbè. Spettro custode. I lanciafiamme vanno sull'unità di Breccher. Sì. E invece le due lancette su quella con 5 ferite. Ok. Due lancette. Una abbinata. Ovviamente. Come è? 3. Roll per l'Eldar. Ripeto. Ripeti, ripeti. Dai, era un 6. L'Eldar. Vai. Visto. Salvo. Vabbè. Due lanciafiami. Sì. Sulle squadre. 3 colpi. Al 3. Forza? 1. Forza? Fatto 4. Comunque, muore 1. Va bene, abbiamo deciso di far vincere il nuovo esercito. E cioè, ovviamente, no? E l'intenzione era questa. Sì, 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 è ovvio, no? Cioè, facciamo vincere, facciamo la partita GV. No, perché ultimamente la GV faceva perdere l'esercito che faceva uscire. Non ho capito perché. Nelle partite... Marketing. White Dwarf perdeva. E marketing. Non si è mai capito. Cosa rimane? Questo qua. Toxabua. Che fatica. Lui. Ok. Anzi no, cominciamo con... Solo un attimo, prima di fare... Dimmi. Allora, dimmi i profili delle armi lì. Lo capisco, spende 2 CP per questo. Di chi? Tutte le armi che puoi sparare su quei allora, pezzi. Lui spara di 6 blast, forza 6, meno 2 di 3 danni, 2 colpetti a forza 4, meno 1, un danno twinked, sì. E un colpo a forza 9, senza DP, ma fa 3 danni. Mentre Avatar è... L'Avatar è agitato a 12, quindi non ne fa. Ok. Lui ha il lanciafiamme, 2 di, cioè, 2 di 6 colpi, perché ne ha 2, forza 4, sì, 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 boh, lanciafiamme e lancio, e le lancette, 2 colpetti. Mi spendo 2 CP e mi do il meno 1 essere ferito. Per meno 1 i danni, cioè meno 1 i danni. Su le Spettro Guardie. Sulle Crisis. No, le Crisis. Spettro Crisis. Spettro Crisis. Cos'è questo? Per il Farsir. Sparerà non lo vede il suo... Non lo vede il tetra. No. E dove sei tu il muro? Sai per come l'hai messo? Dici no? Mi sa proprio... Va bene, ci sta, ci sta. Allora, lui sparerà tutto qua. Sì. Allora, di 6 colpi blast, che non funzionano, ma sono 5 colpi.
Colpisco al 3. Uno rubino perché sono un Eldar. Dannati Eldar. Sì. Forza. Forza 6. Al 3. Uno rubino perché sono Eldar. 4. Meno 2. Al 4. Uno colpire e uno ferire. E uno i danni anche. Due passano. Quanti sono? 2 di 3? 2 di 3. E non ti basta per ucciderlo, quindi tiriamo. 4. Sì. No. Sì. 3. Meno 1 danni. Ah, meno 1, meno 1. Quindi... 3 danni. Beh, 1 resta 1. Appunto, 3 danni. Quindi va a 2 ferite. La Singing Spear. Colpisce. Forza 9. Colpisce. Sì, non api però. Al 3. Che interbell... Sì, va al 3 comunque. 2 cannoncini fucili shuriken. 1 entra. Forza 4 binato. No, basta. Lui. Mm-hmm. Non volevo. Mi è partito un dadino. Due volte sulla bombola. Preso. Non è campare allora, lui... oggi. Questo non ha ferite proprio. No, è piena vita. Orribile. È liscio pulito. Come il culo di un bambino. Sì, sì. Due lance qua e lanciafiamme qua, perché lanciafiamme penso di non riuscire a gettarmi. No, lanciafiamme qua e due lance. Due okay. Lance sul tetra, sì però, Bonka è guidato, ripeto tutto. Sì. Una. Una sola, forza 12, entra. 3. Al 6! Ma mi hanno proibito di usarli. 10 danni. Quante ferite hai? 7. 7. Ma non 5 ti serve. Vai, morto. Usi l'automatico? Certo. Bene. Bring it down. E una uccisione a parte il mio avversario. Ma dice esplodi? Una mortale. Ho preso, ho tolto via un dado fatto. All'unità o il modello single? Cosa? No, tu hai ucciso il... Ottieni dado fatto. Io ottengo, sì. Ne ho usato uno per uccidere, adesso sì. Lo terrò. Intanto esplodi. E... Gli dite mai se va il modello incitato o all'unità? All'unità. Quindi andrebbe a lui. Ok. Mi pare stupido dare al personaggio. Ottengo un dado fatto perché il Void Lord ha fatto il suo sporco dovere. Un 5. È di quel serie prima. È un bel dado. Un bel dado, comodo. Buona non dimentichiamoci. Buonasera a tutti. Qualcuno ci ha raggiunto di nuovo? Sì. Va bene. Allora io, per non sbagliare... Sposti l'avatar. Certo. Ho ucciso una mia unità. Lo metti qua, immagino. Pa-pa. E può caricare anche adesso, giusto? Può anche sparare. Può anche sparare. Certo. Aia. Quindi qualcosa faremo. Va bene. E ritorniamo a noi. Lanciafiamme. Non scuotere la testa. Non scuotere la testa. Hai fatto 3, 3, 6. Ma su quel sì, tempo. Sì. Tienimi il nome col lanciafiamme al 5. Esatto. Inutili 3, 6. 9. Yeah! 2. Ripeto una ferire. Yeah! 3 al... 3. 2 ferite. Ha fatto più lanciafiamme delle lance. Non volevo dire. Che ha lanciato le fiamme questo. Non ha lancia, che è un forte. Lanciafiamme. Io aspetto aspetto il custode di Riel. Cosa? No. Perché non si può dire Crisis? A questo punto, l'avatar Linkarn che si è teletrasportato. 5 ferite, quindi 2 punti di bring down. Giusto, 2 punti lì e 2 punti il per tetra. Il tetra mi vale 3 però. 7 ferite? No, 7, quindi 2. Due soli, perché deve avere 8. 10 o più. Okay. Quindi in questo momento lui ha fatto 2, 4, 6 punti. Sì, boh. Scaviamo. Allora, Linkarn, che se l'avete trasportato in gittata di questi. Sì. Dica, cosa fa di bello? Lui spara di 6 più 3 colpi. Però. A torrenziali. Sì. Lui, questo l'ho già usato. Sto fase, quindi non posso usarlo. Quindi faremo di 6 più 3 colpi. E già sono 9 colpi. 2, 4, 6, 8, 9. Forza 7. Quindi presumo il 3. Senza 6, sì. Ok. Uno lo ripeto perché anche lui è un Eldar, anche se non sembra. Sono 2, 4, 6, 8 almeno 1 da D3 danno. 8 almeno 1, 8 al 3. Ti lancia gli spiriti. 4. Basta dire a 6, no? Adesso lo senti dire. Allora, 3. Una volta, Sì, perché sono a 5 ferite l'una. 3. Uno morto. Tiragli una volta. Sì,
cambia abbastanza. Due alla volta poi tira. Aspetta, sto pensando se c'è un modo logico per non rifare sta cosa. Tira, usare due di fato. Due di fato, fare due a tre ferite. Anzi, una a tre, una a quattro. Non posso due. Tre. Quattro. E muore una. E una con due. No, perché non possono altre. Sono cinque. Gli ha quattro colpi però. Sì, i primi tre hanno fatto quattro ferite. Primi tre. Il quarto mi uccide la prima. Quante ferite hai? Scusami. Cinque. Sei. Sei di una. Sei di una hanno loro. Di base. Questo perché mi avete fatto ripetere. Perché voi volete che i Tau vincano. No, perché è giusto che mi devo... Scusa, cosa ho detto? Ho detto hanno otto ferite di base, una per il drone. Teo, otto ferite di base. Otto ferite hanno. Quanto hai fatto? Non so, no. Te me l'hai tolto una. Sei? Sei. Ok. Sì. Due. Quindi sta con due ferite. Ma quindi te vedi che con otto ho tirato giusto quattro insieme? Sì, sì, già. Quanto ho fatto il primo giro? Sì, già. Ma questo? È Giovanni che mi confonde. È Giovanni che mi confonde. Due e sì, una. Sì, sì, col primo tiro. Era giusto? Sì, sì, muoia col primo. Perché avevano otto. Sei, sei, otto, sì, sì, sì. Muoia col primo. Per poi la regia mi confonde. Do colpa alla regia oggi. Scusami solo un attimo che rispondo a un messaggio. Sì, assolutamente. Intanto... Segno intanto i 4 punti per la prima parte della primaria. Sì, grazie. Sì, per quelli sono sicuri, 4 punti per il... almeno un'unità. Ma guarda te, mi siamo un'unità per adesso per lui. No, due magari. Ah no, solo il tetra. L'unità, l'unità, sì. Ma ascolta, regia, regia te sta confondendo l'idea. Facci un casino sta regia oggi, oggi regia. Allora, fatto. Vediamo se questo farsi vede qualcosa, ma dubito. Perfetto, lui che ha fatto, basta, andiamo nella fase di carica. Sì. Allora, questo qua sicuramente carica qua. È abbastanza semplice. E fin qua non vi casca. La domanda è, carica il resto anche? Sicuramente caricherà anche Spettro Cippo. Sì, al 6. 5. 5, sì. Basta un 5. Ok, sì, sì. E caricherà anche l'Avatarro. Ok. Giustamente. Allora, l'Avatarro abbiamo detto che gli serviva un 10, perché siamo ieri a 12. Deve entrare altre. Entro 11, 10... Però fa le altre prima. Fare un po' il tiro, però. Se quindi mi servisse il 4. No, se carico prima con lui. Esatto. Per quello. Vabbè, adesso vediamo. Vediamo l'esperto custode. Lui fa 6 più 1 che gli regala l'avatar 7. E quindi arriva sul lato. Ok. E quindi a lui gli basta un 10. Sì. Usa un dado fato che diventa 6. Mm-hmm. Una fase, giusto hai? No, questo è un notturno e lui ancora non ho usato. Non è stato prima da di fatto, tra l'altro? Ho usato i normali. Questo è quello suo, ok. Questo è quello che trasforma lui. Ok. Quindi un 6 per la carica. Devo tirare un 4. Ok. Fatto. Perfetto. Easy me. Lui anche. Quel che basta. Bene. Quel spettro custode lì. Sì. Vai, dimmi. Ah, Vedi fare un 4 pollici, vedi fare un po' il giretto del muretto. Perché conta l'unità e quello comunque aiuta. Va bene, vai. Sì. Flip. No. Come metti sul PTO? Volevo mettere comunque okay. Tenere. Poi ha due ferite, ho capito, però intanto lo tiene. Lei deve mai 6, i veicoli. Beh, però deve fare. Io ti avviso. Hai cipini per farlo esplodere in automatico, no, tipo ma proprio non sta gente, però ti dico. Vadi, mi rompa. Allora, iniziamo, tu non hai per interrompere. No. Perfetto, quindi vado io tranquillo. Andiamo con Spettro Custode, sono curioso. Quattro colpi di Spettro Custode sul Devilfish. Sì. Al 4. Non hai meno uno perché si è ferito, quindi no. Uno lo Perfetto. Ripete e comunque non fa niente. Posso rispondere il Delfish per qualità? Colpisce e non fa l'Italia perché sono in posto. Bene. Solo per qualità era per vedere quanto male poteva fare. Ritorniamo a noi qua. La parte di latente. Da dove inizi? Cambia niente. Facciamo l'aspetto custode intanto. Facciamo l'avatar, bravo. L'avatar che non essendo ancora a contatto, si può spostare qua. No, doveva essere a contatto, se no non ci arrivava in carica. No, arrivava un pollice. Devi
arrivare a un pollice. Sì, ma consigli sul modello più vicino, non puoi consigliare sul personaggio. Ah, vado qua. Sì. Sì, lo so, infatti. Beh, basta che contatto la modello, giusto? Infatti unità, sì. E tu un CP, giusto, ancora? Sì. Beh, io se mi spostavo qua di 3 quel pile-in, comunque contatto l'unità. Ma devo spostarmi sul modello più vicino? Mi pare sì. Non ho conferme, ma pare sì. Dipende se ti cambia. Sì, non ti cambia niente, tanto comunque... Perché se muore l'unità, dopo lui non fa più parte dell'unità perché diventa un'unità a sé stante. Ma tanto ingaggiato con l'avatar. All'inizio. Avatar. Vabbè. Quindi, no, per te ingaggiato l'altro avatar. Io metto lei in mezzo, nel dubbio. Al massimo per il chip non attaccherà, ma l'avatar attacca. 2, 3, 4, anche secondo me, eh. Però, dai, dai. 6 attacchi grossi, al 2. Oh, che male fa. Resistenza? 5. Al 2. Prego, meno 4. 6 è il 4. 6 è il 4, tanto basta fare 4 più. Infatti, ne ho beccate 4, sì. Quanti anni fanno l'una? Di 6 più 2. Ok, tiri una volta perché ho 5 ferite a modello. Prima. Esplode. Non esplode. Beh, muore. Ok. Seconda. Sì. 5, via. Togliamo. Più 2? Sì, più 2. Possiamo toglierlo? Sì. Questi vanno su farsi? Sì. E non posso far tanto. Posso tirare insieme? Eh sì. Grazie. Posso tirarli insieme? Quanti ferite hai? 8. Poi 4, devo fare un 4 con 2 dadi. È il momento in cui non li fai, no? È il momento in cui uno diventa 3. Però è già stato un modo fatto questo turno per farmi i danni prima. Per fase. Per fase, ok. E quella era la fase di carica. Ok, perfetto. Quindi questo danno diventa un 3, che un più 2 diventa 5. Sì. Più 2, sì, più 1. Ok, altri 4, 6 punti di bringing down e uno di assassination. 5, 4 punti di assassination. A sto punto, consolido. Dell'Avatar? Da sempre speranza, l'Avatar di Kane dà sempre tanta speranza. È un momento buio. Orribile, è un momento buio dell'Avatar. Bene, quindi turno mio. Io altre cose non ho fatto, non posso fare, quindi prego. Prendo un cipino nel tuo turno. Ok, io faccio 4 punti di primaria. E poi direi fare quasi comando. La Riptide Beige. A 6 dovrebbe esserci. Disciplinatissima. Dovrebbe essere 6. Togliamo. 7. 7. L'altra. 7. Che bene. Fortunella. Bene. Ok. Beh, quella non potrà essere spottata, se mi dicendo. Bene. Vamos. Movimenti. Perché non può essere spottata? Perché non posso essere battescioccato per spottato. Ah. Movimenti. Prego, si muova. Cosa? Cioè, muova lei. Lei. Tu. Sì, ok. Sì, perché voleva usarli. Volevo essere sicuro, visto che sto tirando un malino. No. Quello faremo molto semplice, sarà. Questo disingaggerà. Primaria, quanto avrei? 4 punti, ho detto. Sì, l'ha detto. Quanto ha di UC il tuo spettro cippo? Ah, no, spettro cippo? Spettro cavaliere a 10. Sì. Se ti dico. Sì, perché ho usato l'ho fatto? Perché voglio essere sicuro di quello che faccio. Nonostante ci fosse i Vrain in carta. Sì, c'era Lincoln, c'era il Vrylord, sono d'accordo, potevo evitarmelo, però era un 2 che non uso per niente. Ok. Molto 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 gradevole. Il tuo spettro cippo tocca il terreno, hai detto, il tuo spettro cavaliere. Spettro sì. Ok, quello rosso. Quindi okay. Toria mi vedi. Perfetto. Li sbarcherò con i Pathfinder. Allora. Cosa hai mosso intanto? Il Delfish ho disingaggiato. Così da non ostruirmi la visuale per spararti. Potrei spararti di reazione quando ti muovi. Potresti. Tanto perché lui è quello guidato? No. Vabbè, ci spariamo però. Vai, via il tuo cipino. Sì. Unico, giusto? No, ne ho ancora uno. Ok. Due lance. No. Però questo poteva essere un buon caso di usare questo 6, perdonatemi. Uso un 6 per un colpito in automatico. Ok. E uno lo ripetevo. Niente, basta. Due di 6 di lanciafiammi.
6 colpi al 6. 4, 5, 6. Forza 4. Dì no. E evidenza 9. Almeno sicuro. Sì, meno 3. 7. Dovrei avere 13 ferite, quindi dovrei stare a 7, hai fatto? A 4 resterà. 5 più 2. Resterà 4 e su controllo. Quante ne ha? Sto un po' un'altra roba io. Ranged. 20 pollici. Ok, 20 le carabine e 30 gli ionici. Il Devilfish metto ne ha 13, sì. Ok. Quindi no, scusa. 13, hai fatto 7 ferite, resto 6. 4 erano pochine. Sì, ne pensavo 11. Abitudine con veicoli molto più leggeri. Non esplodono di 6, di mais, magari quelli. No, decisamente. Allora, hanno detto che mentre sei a spararti, con anche il più uno a ferirti, grazie a Darkstrider, con gli ionici su il tuo... Darkstrider. Sì. Passo oscuro, perché dà dei bei bonus. Ha senso. Prima ferire l'unità. Sì. Wow. Allora. Sole scuro. Dark. Cioè, Shadow. Sole ombra. Sole ombra. Eclisse, insomma. Sembra il nome di un gioco di Pokémon. Tanto non mi blocca in vista. Intanto tu con le Riptide non ti saresti mosso, quindi l'Overwatch sulle Riptide non te l'avrei fatto. In realtà comunque le volevo muovere le Riptide. Dici? Ma non ho armi pesanti in realtà, quindi mi fa comodo muovermi. Allora, poi in pensavo secondo, devo usare gli spotting. Questa non puoi spottata. Non le avessi mai mosse, perché vedevi tutto. Allora, quella che farò è avanzare con quella dietro. 16 pollici. 16 pollici. Secondo me io sto fermo, spago in tutto. Allora, loro... Nuovo di 6, metto... Adesso entro 10. Ah, perché io ho sparato sul Devilfish di reazione pensando che lui con le Riptide stesse fermo. Quindi andiamo. 10 pollici devo essere con tutti, quindi tutti dentro questa linea qua. Dove ce li abbiamo tutti? Sono tutti dentro 10, ripeto, non tu preferire perché sei bellissimo e sei su un obiettivo. Avanzo con i loro sul la regola base dei Breachers, biano per ferire, non ci arrivano sull'obiettivo giustamente, quindi arriverò, metto giusto il naso fuori, mi serve? No, non mi serve, non mi serve mettere il naso fuori a quel punto, mi basta mettermi a vederti, no, sì, no, no, mi serve invece sì, mi serve sì perché sennò... Vabbè. Potrebbe servirmi. Dobbiamo tirare lavandini bianche. Ci sta. Tu di tenere tre. Ok. Quello fatto. Li ho sbarcati lì. Quell'obiettivo è il più uno al mio C, grazie alle mie regole buffe. Su quell'obiettivo io non ci arrivo, ma non mi interessa arrivarci neanche. Mi serve spararti. Sparo, ripeto, non posso farmi niente, quindi quello è semplice, quelli potrebbero far più di due, là, perfetto. Mi sa spari con un altro, potrebbe essere sparti con un altro. Tu in questo momento hai tre obiettivi. Sono d'accordo. Io posso tirare giù quello spettacolo. Ah, lui do molo i 16 intanto. Andando di qua, posso muovere così. Tanto ho avanzato di 6, quindi c'eri senza problemi. Guardate che c'eri, non arriva... Ah, no, aspetta, io i termici. Codice qua. Ho i termici. Non arrivo in corda, ma ho i termici. A questo punto. Sia mai. Sono due colpi termico in più. Che schifo non fanno. L'altro comunque non ci arriva in gittata. Potevo tenermi la voce per questo. Vabbè. Ma sì. Giusto per far qualcosa. Quello con 5 ferite, potevo rischiare. Beh, ma sì, anche prima... nell'ottica di una prossima partita Pokémon, perché a questo punto ci sarà la Pokémon. La Pokémon Lega. Quanto muore l'avatar, ha detto? Troppo.
Quanto? 10. 10 è il primo a carica, quindi... Sì. Una lì. Così? Che roba? Facciamo con roba bella? Ma vergognate? Ma è roba? Aggiungiamo entrambe. Ma dica qualcosa. Qua muovo uno in modo che ti veda là per spottarti. Anche? Sì. Mi servono altri colpi lì? Mi servono altri 30 colpi di breacher? Sì. Sì. La risposta è tu sì. Tu hai capito, e Steve ha una saccagnetta di colpi e danno uno. Che mi dà basta. Mangiano viva la gamba del spettacolo. Quindi metto ta-ta, ta-ta, ta. Allora, questi hanno il personaggio, quelli hanno il personaggio, quelli hanno il personaggio, questo senza il personaggio, bene. Quindi, dobbiamo fare questo. Allora, dici pollici... noi accarezziamo Jirinx degli Eldar. Ciao Jirinx degli Eldar. 10 pollici da lui, cosa vuol dire 10 pollici a lui? Essere dietro a questo dado. No, scendi. Quindi. Adesso accendere il wifi sul telefono prima, però devo sbloccarlo. Con la tua faccia? No, no, non è un iPhone questo. Invece facevo dell'ILO. Abbiamo intanto il cane che ti assale. Allora, il cane è Itau. Puoi sì. Fare la riconoscenza facciale con un modellino? No. Perché no? Tratti somatici. Assolutamente, devono essere molto precisi. Allora, io posso muovere. Quindi roba dipinta da un bravo. Vergine. Un Simone. Ah. Interessante. Io potrei avanzare in realtà con questo Tailfish, tanto sparo comunque. Avanziamo. Quindi ho 16 pollici, 12, ho detto 12. Quanto mai sto Tailfish? Mi costa 10, 12 e 12, poi 12. 10 e 12. 12. 12, 12 18, 18 pollici. Tantissimo. Quindi posso effettivamente metterlo così e sbarcarti qua tutti gli altri breachers. Yeah! È il momento di fare il fuoco di soppressione. Non sfruttare questi tre turni di letalizzo, direi. Basta salvare. Sì, sì, diglielo. No, happy. Meno uno. Ignora cosa? Esatto. Sì. Ma tiro anche i lavandini adesso. Tira tanti colpi, vediamo. L'importante è tirare tanti 6, lo sappiamo già. Cerchiamo di essere tutti entro 3. A posto, tutti entro 3. Perfetto. Bene, abbiamo infestato totalmente quell'angolo del tavolo. Dobbiamo solo sparare adesso. Quindi questi monocolo più indietro in modo da non darti cariche sbuffe. Già, serviva l'Overwatch. Già, per fortuna il right hand non può farlo, il bright hand. Bene, movimenti no, finiti. No, potevo farlo con l'aspetto custode, invece di farlo sul Devilfish, che proprio non aveva sì. Senso. Sì. Movimenti finiti. Imparerò prima o poi. Iniziamo le cose facili. Lista. Cose facili. Il fuoco spottano l'avatar della morte alle broadside. Guarda cosa ne pensa l'avatar della morte. Lei mi dice così, l'avatar della morte non puoi pensare diversamente. Vai. È già morto? In realtà no. Però è bello che ho due demoni in campo. 12 colpi di fuciletto. Non con letale, ma colpiscono il 3. Un letale. Un letale. Ah, un letale, sì. Bene, un letale. Gli altri sono forza 7, quindi è il 5 ripetibile. Perché hanno twin linked. E complimenti alla mia media. 2 salvezza, almeno uno danno 2. Danno 1. Al 3. Una ferita. Quanti danni? 1. Danno 2, hai meno 1 20 sì, danni, giusto? Sì. 2 missili one shot al 3. Tutti e 2. Forza 1014 dovrebbe essere. Quindi entrambi feriti. Qui sono meno 3, danno di 6 più 1. Sono 14 comunque, forza. Confermo. Ho 12, quindi così in sto momento. Meno 3. 2? 2 meno 3. 2 meno 3. Con sì. Quanti danni? Di 6 più 1 l'1. Di 6 meno 1. Ah, di 6 più 1. Sì. Di 6 più 1 è metà. Io salvo il 4. Vabbè. Di 6 più... Ok. Vabbè. 5 diventa 3. 6 che diventa 3. Altri 6 danni. Sì, mi siete piccoli, sono... Io ho uno. Sì, sì. 5. Tu hai due inizio il turno.
Ne hai uno. Ne avevo uno, ho preso uno. Il mio turno? Perché io c'è stato uno col turno primo, ok. Io ho perso l'altra brozza e quindi ho solo tre droni missili adesso. Sì, ho solo tre droni missili, quindi sono solo sei colpi. Va bene, va bene. Una letale e... colpisce il 4. Niente. Due salvezza al meno da 2. Un danno. Ecco il brozzo, l'ho finito. I missili sono monouso, quindi sei più un danno, c'è chiaro. Sì, sì, però. Ok, 2-2. Questa è fatta. Tutto il resto adesso. Allora, cose più facili possibili. Quello che non mi permette di spararti al spettro cavaliere, di essere guidato, ovvero la brozza, la Riptide Beige, ti spara direttamente, perché non posso essere guidato. Non ho capito cosa spara, ma su dove, ma vai. La Riptide Beige spara sul spettro grosso. Quale delle due? Quello grosso, quella beige. Quella beige davanti. Quella beige ferita, sì. Okay, perché non posso essere guidato, sono Battleshock. Sul? Sul spettro grande. Sul Knight. Sì. Vai. Sto pensando se attivare l'abilità monouso di rendere le armi devastanti. Sì, è che ho 5 ferite. E un solo danno, posso beccare 3 ferite al massimo, quindi comunque non esplodo. Ok, sì, è vero. Muore il prossimo turno. Una letale. E uno colpisce. Sì. Quello che colpisce forza 8 al 5. Ferisce. Non è devastante. Meno? 2 di 6, meno 3 danno 4. Ti do cover. Meno 3. Ti do cover, meno 2. 8 danni diretti. Meno 1, quindi 6. Quindi va a 14. 12. Ne ha 18? Ne ha 18. Ok. I due termici. No, scusa, è un termico binato, scherzavo. Sì. Letale. Vai. Di 6 danni. 3. Forse ti ho dato fuori troppe cose lì. Vai. Ok, adesso i tetra spottano alla Riptide rossa, il spettro grosso, ti spara tutto sul spettro grande, sul spettro cavaliere grande. Mm-hmm. Aspetta, mancano i missiletti della broadside, della Riptide sempre. Beh. 4 missiletti al 5. Niente. Perfetto. E sì, perché non posso il fuoco, se no il malus. Potrei dire i termici in realtà sullo spettro cavaliere, piccolo, perché tanto mi interessa farti i letali e non ci arrivo d'altra parte, sì. Il termico lì è resto sul termico sull'aspetto custode? A posto, niente. No, colpisce. Meno 1 BS, quindi si va. Colpisce. Non ferisce. Tutto il resto. 6 colpi di ionico, di nuovo attivo e devastanti. Ripeto colpire. Una letale. Una letale. Due letali e un tre colpiscono. Tre. Al tre colpisci? Al tre, poi sono guidato. I tre colpiti... non fa nessun letale e non ferisce. Quindi 3, 2, 2. Meno? Meno 3. O 1 entra. Perché 4 danni diretti. Che diventano 3. Perché tieni con la cover. I 4 missiletti. Questi vanno al 4 invece. Un letale. Ripeto, i 2 che non vanno. No. Quello che colpisce forza 7. No. No. AP? Meno 2 danno 2. A posto. Bene. E quella è finita. Tutto il resto è solo. Adesso tirare. La beige Azardus a posto. Okay. La rossa Azardus a posto. Allora. Devo pensare come dividere le cose adesso. Mm-hmm. Allora, cavaliere ha ancora 6 ferite. Mm-hmm. Potrebbe non essere ancora scalato in teoria. Posso verificare una roba. 1-6, giusto. L'armatura del cavaliere è al 2, giusto? Sì. Quindi, e il mirabile non ce l'ha. 0. Quindi mandarti al 4 vorrebbe dirti farti salvare il 4 dei breacher, in realtà. Quanto mi costa un CP per due unità? Mi controllo solo un attimo come dividermele. Detto questi ci arrivavano... No, in tre arrivano. Questi tutti qua potrebbero andare, a quel punto manderei anche la lei, così ho i due missiletti culo che fanno comodo. Sì. Allora,
Gli esploratori Pathfinder spottano lo spettro cippo. A. Deadfish e quello del fuoco. Sì. Breachers. Allora, spendo un CP e mi do il più 1 AP a quelle due unità, però devo sparare l'unità che è bersaglio, ovvero sì, là. Quindi avrò più 1 al VP. Quindi tutti i due mischiatori del Deadfish monouso, al 3. Uno che è letale e uno colpisce. L'altro forza 14. No, forza 14. Senza? Sì. No, 14. Tutti e due. Pardon. Almeno 4. No, no, no. Tutti e due. 2 di 6 più 2. Aspetta, di 6 più 2, quindi questo vuol dire 3, uno. Quindi c'è 1. Ah, 2. No, 3, quindi di 6 più 2. Più 1. Ogni uno. Colpo è un di 6 più 1. Sì, sono 4 danni. Quindi questo c'è 1 e questo c'è 3. Ok. 4 danni, rimane a 2. 4, rimane a 4. I colpetti di lanciamissili del Delfish. Sono 4 colpi che... missiletti... gli SMS. Oh, due ferite. Esploderà? Chi lo so. 4 colpi di SMS. Non so poi. Un letale, due letali e uno colpisce al 6. 2. Meno 1. Pop. E poi il Burst Cannon. Ah, vaffanculo allora. Sto dado che rimbalza. Vai. I Burst Cannon, 4 colpi a forza 6. Necro letale, 2 colpiscono, forza 6 al 6. No. Niente. Ok, i Breachers, tutto il resto. Ripetono per fallire perché sei sull'obiettivo. Sono 30 colpi. Vai. 3 volte questi. Ripeto, niente per colpire, ma tutto per fallire. 3 letali e 2 dentro. Qua, due dentro. Tengo qua. Seconda. Due letali e uno quattro dentro. Al tre. Scusa, è il due. Per colpire. Ma perché il due? Perché non colpiscono il tre di base loro. A caso i Breacher colpiscono il tre di base. E sono altri sette. Sì, sette. Okay. Ultimo tiro. Un letale e nove dentro. Quindi 9 più 7, 16 a salire. Ah, sei ripetibile. Sì. Resistenza 12, giusto? Sì. Ah, sei ripetibile. Se spara così vicino, un po' difficile marcare. 2, 3. Aspetta, per. Al 6. Ripeti. Quattro. Oh. Più quanti dettagli ti ho fatto? Questi. Ok. Sono almeno due questi. Un po' tu. Ci lascerà? Temo di sì. Eh sì, era 4, meno 2. Vediamo se esplode! No. Quanti delitti c'ha lui? 18 minuti. Spettro cippo! Va bene. Allora. Mi manca ancora questa Riptide, giusto? Che ho ancora sparato. Con Riptide, sì. I guerrieri del fuoco laggiù spottano la Riptide dello spettro cippo. Sì, sì, ha fatto solo sul spettro cavaliere fino adesso. Sì, sì, adesso faccio lo spettro cippo e via, è finita. Ok, Riptide... è che prima bionico. Non ho ucciso neanche una, no? Dovevo... faccio su due letali, questi colpiscono, a forza 8. E al 5. R11. Al 5, 3. Almeno 3 danno 4. No, cover. Meno 3. Muore. Spoderà. No, no. Lazardus, a posto. Un altro morto. E questi sono 3 punti. Io ho finito di sparare e la mia fase di corpo non esiste, quindi ho finito il mio turno. Io ne ho ucciso 1, 2, 3. 3. Quindi ho becco 4 punti, punti in più stavolta. Sì. Bene, terzo tuo. Prendo 2 cipini. Io vado 1. Allora, non sono messo benissimo, anzi, ho proprio perso un fianco. Sì, quello mi interessava. Proprio perso un fianco. E in questo momento hai tutto mostri qua giù, quindi dovresti fare tutto il giro per arrivare da me. O mi vai in faccia qua. O ucciderti uno e te trasportami di là. Sì. E in questo momento però hai finito le lance, giusto? Hai solo i personaggini. Ah, c'è ancora lui, è vero. Che però dovrebbe morsi qua.
con la lancia spari far fuori una di quelle due Riptide. Quella ferita, magari. Esatto, 5 ferite. La ritireremo per colpire su di lui, che mi sembra una cosa intelligente. Bene. E basta. Tu fai 8 punti di primaria, comunque. Io faccio 8 punti di primaria perché ne controllo più di te. Sì. Bene. Magari siamo di 10. Io direi qui farò il mio Overwatch. Con le Broadside. Ah, tu hai ancora l'Overwatch. Sì. Allora non mi piace. Allora niente, non faccio il mio Overwatch. Io quanti CP ho? Ok, tu ne hai 3. 3. Sto a dar 1000 CP ogni volta. Non serve a niente. Sì, ha tutto in profilo lui ormai. Se io arriverei qua. Dopo una carica fantoziana, impossibile. Già. Noi là non serve a niente. Finché tu muovi, io approfitto per dare un sorso. Non cambia anche. Però già ci mette la top. Top. No, cambia in front. Allora, qua non ci passo, questo lo sorpasso per niente. Come si battono i dadi truccati ed Eldar? Beh, sparo di più e 6. No? Devo dire che i Breach sparano tanto con i personaggi dentro, porca vacca. E non sparo con gli ionici, lì ho 3 fucili ionici. Il cadre mi dà più di un colpo. A questo punto lui corre. Ne ho 3. Soprattutto gli ionici dei miei bellissimi Pathfinder non hanno ancora sparato. E qui mi tocca farti l'Overwatch perché quello che se tu lo muovi o ti obbligo a non muoverlo, ma tu ti devi sparare il prossimo turno, cosa fai? Devi sparare? Quando spara lui si è mosso, no, non può sparare. Non può sparare? No, no. E non ha una carica fattibile perché sei a più di 12. No, qui sei a 12 spaccati. Ne potrei entrare. 12 spaccati con una carica all'11. Comunque. Al 10. Perché sì, deve entrare entro 1 o un più 1. Al più 1. Quindi un 10. E cosa puoi spararmi questo turno? Solo lui può spararmi. Eventualmente. E dovrebbe ammirare una... E metterci nei mezzo, però, mi hai detto. Ipoteticamente. No, non faccio Overwatch. Vai, muoviti pure avanti. Mi tengo questo pugno di dadi da parte. Per un pugno di dadi. Esatto, per un pugno di dadi. Giusto, giusto. No, no. Quindi farò Overwatch con una Crisis, con la sua Broadside su di lui. Non puoi. Sì, perché sei in 24. 24. Sei 24 da una. Da una sì. Ok. Spara il modello che è incitata. 6 colpi di... Vanno 2 letali. AP? Meno 1. Danno niente. Fatto. Poi ho anche 4 colpetti missile. Vai. Una. Meno 2 danno 2. Niente, ci ho provato. Ho messo un po' di passare perché hai lo specifico di blocca. Posso passare le mie unità? No, sei un mostro o un veicolo. Ti bloccano. Solo la fanteria. Già. Vabbè. Ma in realtà non l'avrei mosso. Si è autoincastrato con il suo specifico. E che è talmente vecchio e anziano il specifico che non si rende conto di essere in mezzo. Non mi interessa scatole. Tanto muovermi. Spareremo là. Yes. Non è che abbia grandi cose da fare. Questo turno, anzi. È che ho perso tutto quel fianco là perché non ho concentrato il tiro su una Riptide. E... Sì, ti cambiava abbastanza, ma poi di meno. Che te devo dire? Sì, il fuoco è sempre una trappola in questo gioco. Abbiamo imparato. Sempre concentrare il fuoco su una singola unità alla volta. Oh, con 2 di 6 danni sono andato sotto sia di sì, numero di colpi che quello. Assolutamente. Vabbè, non lo ci stava, dai. Succede. Così non ti vedo. Devi spostarti, esatto. Quanto è agitata?
24 e 18. Ok. Io mi metterò 18 tutto, voglio uccidere quella cosa. Voglio uccidere quella cosa. Intanto morirà dopo. Sì. Va bene così. Assolutamente sì. Lui, dove se ne va? Resta qua, si tiene l'obiettivo, fa quello che deve. Ok. Fase di tiro. Allora, cominciamo dal farsi. Che sparerà sulla... perché lui vede anche quell'altra. Farsi spara sulla Riptide, quella ferita. Ok. Disablast. Due colpetti. Ripeto. Qui al cipino. Due colpetti. Vabbè, abbiamo capito che non è serata dell'Eldar. Forza 6, giusto? Al 5. Forza 6, ripeto, 1. 1. 1, meno 2. Al 4. Danno? Di 3. 1. Resta 4 ferite. Due colpetti della, della catapulta. Al 6. Forza 4. Boh, tutti e due, meno 1. 2 al 3. Una ferita. Danno. Il fucile shuriken sotto. La Singing Spear, forza 9, mi pare. Armatura normale. Al 2. Sì. Vai. Salvo. Basta. Lance dello spettrocippo. Lance dello spettrocippo. Al 4 ripetibili. Non serviva. Forza 12. Al 3. Posto, meno 3. Al 4. Vai. Passa una, almeno 3 danni, via. Vediamo se esplode. No. Ti sposti su lui? Mi sposto con la vata della morte. Ok, vuoi metterlo subito prima che lo rimuovo? Non cambia niente, tutto. Devi mettere... ti... più vicino possibile, ma dove voglio. Ah, ok, perfetto. Non sei esploso, no? No, no. Ok. E questi sono 14, quindi 3 punti bring down. Mi sputa dietro le sue 4 ferite. Yes. E lui ha fatto questo qua, vedremo. Lui non vede una cippa di niente perché doveva spostarsi forse un po', forse... no, no, dovevo rimanere fuori linea di vista, va bene così. Fatto, fatto, fatto e basta. Rilancio del sparato, quindi tocca la carica. No, no, lui spara anche lui, vero? Gli fa 2 di 6 torrent. Su quale unità di breacher vuoi sparare? Su quella rossa o un modello in meno? È che fa di 3 danni, io farei sull'altra riptide quasi. Ok. Perché la matura è il 2 di base? Sì. Io me la abbia il 4, la matura è il 2. Se no tiriamo via uno dei breacher. Dove c'è l'eroe? Tutti e due hanno l'eroe. Tutti e due, non cambia niente. Se tutti e due breacher? Sì, sì. Tanto, per uccidere non li uccido. Lui ha 6-8 ferite. Più o meno 1. Resistenza della Riptide? 9. Armatura del 3, una per 4. Statisticamente resta viva. Beh, proviamo a tirar giù un po' di breacher intanto. Ok, quale unità? Quella rossa? Quella prima. Quella in fondo, ok. Quella rossa... di 6 più 3. 5 colpetti. Forza 7, via. Meno 1. Al 5. Quanti? 7? 6. 2, 4, 5, 5. 5. 4 morti. Ciao. 2, 4. Va bene. Proveremo ste cariche. Allora, l'Incarn caricherà sia i Breacher in terra che la Riptide. Okay. Insomma, siamo lì attaccati, ce la facciamo. Boh, così ingaggiamo qua tutti e due. Bene, poi. L'Avatarro proverà sta carica al 10. Sì. Non puoi andare fatto? 5. Lo usiamo. Quindi questo dado deve fare 5 più. Fatto 6. E vai. Quindi sarebbe 5-11. Poca il Breacher e basta. Va bene. Ce l'ho messo apposta in maniera molto sfigata in mezzo.
Dopo nel pre-lint in consolida. Sì, sì, sì. Quindi va bene. Basta, corpo a corpo, tu non hai per interrompere, no, no, vai. Quindi andiamo tranquilli. Cominciamo con la ruota della morte, che sono curioso. Lincoln, faremo 5 colpi che bisogna essere sicuri di uccidere quella Riptide. Vai. Oh, al 2. Pro Eldar. Sì. Tutte. Forza 12. Al 3. Al 3. 1, ripeto. 4. 4 o 5? 5 attacchi, non go, pardon. Ok. 5. Al 4. Ne passa 3, danno? Di 6 più 1. Fammi 3 di 6 più 3. 4, 5, 6 più 3 giuste, proprio. Cioè, ne avanza 1. Sì, perché io non ho CP, quindi... di 6 danni mortali. Sul tuo. Mio muore. Come muore? 4 ferite. 5 mortali. Piranha, tetra. 4 mortali. Ok. Contro... è di 6, giusto? La riptide, giusto? Di 6, sì. 4 sui tetra. Quante ferite mi muore in casa? 10, quindi conta 3. Ed è il personaggio anche. Sì. Sulla mia riptide? Sì. 6. Resterà 8 ferite. Questa è giustizia. Questa è giustizia. Stai zitto. No, ma state buono. State buono. State buono. State sì, accorto. Sui Breacher. E anche qua 6 te le meriti. 3. Te le saresti meritate e tutte 6. Ha fatto solo, lui ha attirato un pugno all'unità più esplosiva del mio esercito. Cosa vuoi? È andato lui a picchiarmi. Va bene, va bene. È andato lui a picchiarmi. È così, è così. E lui prende e ci tre sta, punti sì. Di Bring Down qua a Luxor. Ah beh, è vero, perché tutte queste cose buffe di solito succedevano nei White Dwarf. Bene, quindi tu hai finito tutto uno. No, qua no, sta calmo. Cioè, attaccami si Breachers, dai. Allora, io ti farò 12 attacchi là. Scelgo di farti 12 attacchi. 3, 6, 9, 12. Beh, odio. Al 3 o al 2? Ma ti abbiamo anche protetto con la tempesta Wap. Ma vedi, al 3, giusto? Ti ripeto 1, al 2 magari. C'è più rispetto. Non c'è più rispetto per il creatore. Io sono il tuo dio, dovresti stare zitto e inchinarti. Con 7 al 2. 11, meno 2, 2. Al 6, 11 al 6. 6, 8, 10, 11. Mi devo salvare almeno 2. Io sono tranquillo. Al 6, cosa vuoi? 2, visto? Che culo. Quindi muoiono in 9, ne resta uno davanti a te a bloccarti. Vabbè, buono non bloccarmi, no? No, resta uno sull'obiettivo. No, resta uno bloccati, sì. Resta lì, resta lì, resta lì. Un attacco al 5, a posto. Tanto non mi serve altri obiettivi perché tanto contano solo. Tu ne hai in strumento uno. Posso consolidare così. Tu ne hai uno in strumento 2? Ah? Tu ne hai uno o due obiettivi in strumento? Obiettivi? Quanti ne hai? Io ne ho 2. Io ne ho 2. Con questo ne avrei 3. Prendere 8 punti. No. Lascio il suo obiettivo questo. Lo spray fa non fare canale Battleshock. Poi mi saranno 4 punti in più. Vai. Allora consolido su quello. Contro quanti attacchi fanno il Broadside? Ma potevo consolidare? Su... sì, perché l'unità è morta e tu sei riesci ad arrivare in contatto di basetta con no, i miei... No, 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 ma se fossi rimasto in... Queste sono quelle no, cose non che non mi ricordo mai. Non potevi, rimani là. Se attacchi Broadside al 5. No, potevo andare a ingaggiarti anche quella. 1, forza 6, niente, a posto. Quindi, direi che è il momento di chiedere un po' di Battleshock. Battleshock. Il mio terzo turno è questo. È interessante. Battleshock. Allora, io ho finito il turno. Quante unità tu hai ucciso? Una, due. Una, due. Basta. Mannaggia. Vabbè. Quindi tu comunque adesso vediamo quanto faccio io. Allora, Battleshock. Per il monobreacher. A posto. Salvo. Quindi io faccio 8 punti primaria. E adesso vedere cosa fare il resto. Tu fase comando non posso fare niente. Posso solo spararti. Già. Ok. Bene, molto semplice, molto semplice. Il mio ultimo turno di Mont-Ka e poi si può di fare altro. Sì, poi si fa a casa. Anche perché ho due pezzi in campo, eh. Sì, tre, quattro.
Vai, dai. Va, va bene. Bene, movimenti. Vai. Cosa faccio? Lui mette qua in modo spottarti l'avatar. Sì, speedrun. Loro ignorano il malus a colpire, quindi colpiranno al 4, al 3 perché saranno guidati. Sono ingaggiati, eh. Ignora il malus, sono un veicolo, tu sei un mostro, ti spari in mischia e ignori il malus. Ah, in quel senso. Però becco il bonus. Sei veicolo. Sono veicolo, io tutto veicolo in Battlesuit. Anche tu che sei mostro puoi farlo, eh. No, no, è, ma lui è veicolo. No, no, è. Ok, ok. Scusi, stai facendo un... Ah, no, e avanzo con i breacher da 10. Non lo faccio mai più, promesso. Pensavo fosse infantry, per quello, no, sono no, sincero. No, no, tutte le battle sono veicoli, tranne le stealth. I breacher sono l'obiettivo vicino al generatore. Avanzo di 1, giustamente. Gli altri di 3. Quelle, queste qua invece non mi sarei stupito. 5. Sì, punto. Ok. 3. 1. Quindi loro muoveranno i, muoveranno i 7. 17 comunque sono in gittata. Questo è importante. Tu resti a 4, giusto? Sì. Quello più lontano è lui, quindi lui è a 7 qua. Tutti gli altri davanti. Forse sparerò col, col cadre, finalmente. Forse. Ok. L'ho detto mondi 8, quindi. 18 riescono ad arrivare tutti in gittata nel cadre, ma il cadre c'è a 30, quindi non è un problema. Arrivo quelli qui dietro qua. Se importo di, non mi porto i muri è meglio. Se no, i muri lasciali là, va? Sì, sì. Questi ho detto muri 5, quindi con 5 pollici ho 11 di movimento da qua. La... Io sono con 2 cipini, no? 3. Io 1. La Riptide okay. Qua si muove, avanza di 1, quindi muoverò di... Dove mi serve sparare lì? Facciamo così. Lui non può fare Overwatch. Non può fare Overwatch, perché si è ingaggiato. E Big Guns Never Tires non si attiva in fase di movimento. Cioè in fase... fuori fase del fuoco tua. Eligible to shoot. No, no, però specifica Big Guns Never Tires che si attiva solo in fase di tiro. Quindi tu non puoi usarlo perché non sei eligible to shoot, non puoi usare l'abilità che ti permette di esserlo in fase ingaggiato. Da. Come Fire in Deck non si attiva, neanche. Tu sei l'edificio, quindi non ti riesco a vedere, ma posso andare sull'obiettivo. 10 pollici, arrivo sull'obiettivo, questo mi interessa. Non c'è scritto nulla di quello che hai detto tu, ma va bene. Vado a vedere Big Guns. Vado a vedere su Big Guns. È quello che conta. Questo mono guerriero può anche mettersi top indietro. Ma vediamo, potrebbe avere ragione. No, questi mi servono qua. Tanto basta che spotto con loro, effettivamente. Lui dall'interno ti vedo, quindi ti sparano sull'avatar, basta, semplicemente. Ok. Qui ho subito delle ferite. Vabbè. Boh, uno l'ho perso un po' a caso e questo qua l'ho gestito male, sono sincero. Il Delfish dei Tetra avanza 3, quindi 15 pollici. Con 15 riesci a entrare in obiettivo? Beh, direi proprio di sì. Bonjour. Questo può ancora sparare i missili cacciatori perché l'altro li ha sparati prima, quello dei Breach l'ha sparato. Lui sei dentro l'edificio, quindi là non ti vedo. Comunque, cos'hai ancora? Quello lì. Quello che semplice posso fare è muovere questo in modo da avere un po' di fuoco in più su quell'avatar che non vedo comunque. Quindi posso metterlo qua, così dai. Posso avere qua un po' di fuoco. Bene. Ti do la riferimento alla regola se vuoi adesso. No, non riesco a capire perché qua ti dicono che puoi farlo. E dopo in fondo c'è scritto che un'unità che sia entro engagement range di un nemico, mostro o veicolo... Non è eligible, cioè prima ti dice sì, dopo ti dice no. No. Aspetta. Un'unità che è in engagement con un mostro o un veicolo non è, a meno che non... Ma è un'unità. Hanno mescolato due robe. Secondo me, io che sono mostro posso farlo. Però quella è un auto-phase rule. Auto-phase rule è quella che ti frega. Cosa vuol dire? Sono regole che possono attivarsi solo in una certa fase di tiro. Questa regola qua si attiva solo nella tua fase di tiro specifica.
No, è scritto come se fosse nella tua fase di tiro. Ma è specificato che queste cose qua non funzionano. Se ti dice come, c'è il commentario che specifica la tua fase, non si attiva. Cioè, mi chiedi di prendere di sparare nella tua fase. Trovatemelo. Subito. Grazie. Ci sono due persone anche in chat. Sì. Regola fuori fase non si attiva. Sì, e ci citiamo uno. Intanto Giovanni fa un po' di pubblicità. Attiva il microfono regia col tastino. E qua ti dicono che engagement range, quando sei bloccato, e in fondo ti scrivono che fanno eccezione i mostri. Spero tirar fuori il... Perché io cercavo sul locked in combat. Che no, era questa cosa... roba del commentary che hanno aggiunto. Quello, su quello lo guardavo. Commentary, dove è il commentary? Scusa, qua. Okay, intanto ricordiamo, se state guardando su YouTube la live ricaricata, di mettere mi piace, commentare, condividere e soprattutto iscrivervi e tappare la campanella. Mi raccomando, la campanella, come è stato tappato il Petro Cavaliere. Proprio non c'entra niente con le regole. No, hanno fatto una addendum apposta per le out of phase. Eccolo qua. E il Big Guns è una di quelle regole che non si attivano. Mm. Fallo su di lui. Esattamente. Va bene. Poi lo risolviamo facile. Lui. Spariamo su di però lui. Però io faccio un furbo. Metto oltre 24 così lo risolviamo facile. Non mi interessa vedertelo. No, come prima. Facciamo così. Qui siamo tranquilli. Poi non ti vedo. Perché non ti vedevo. Bene. Visto? È per Laura prima. Bene. Tanto qui ti sparo in faccia. Lì ti sparo là. Che trassata. Che imbrogli. L'ha fatto anche lui. Sì. Bene, facciamo le cose più buffe. Quel Delphish sul tuo autarca. Sul autarca. Hai già attivato l'unità regia? Tu hai finito la fase di movimento? Sì, puoi solo far tu il tuo bellissimo movimento del Eldar infame. Aspetta. Oh no, ok. Niente, controllo solo. Mi dica, facciamo il fantasma. Il cipino? Però se lo faccio poi lo abbandono questo. Ti immagino l'obiettivo. Tu ti spari solo con questo. Sì. Potrei sopravvivere. Sì, assolutamente. Facciamo il fantasma con lui. No, perché non è infanti. Beh, di solito. Conta che lui ha ancora due missili cacciatori anche. Che appena ha sparato perché ha fatto il disingaggio. Ha due missili cattivissimi. Vai. Ok, bene. Ah, inizio sì, da lui semplicemente perché vede solo quello. Vai. Abbiamo i due missili cercatori al 4 più, non sono guidato ma è letale. Fammi subito il save almeno 4 dovrebbe essere, meno 3. Fatto. Automatico, ok. 4 colpetti di missili piccoli, colpiscono in 2, forza 5, 1. AP? Meno 0. Fatto. Poi ho 4 colpi di Burst Cannon, uno solo, che ferisce, forza 6, meno 1, no, una ferita. Aia. Avanzato non può caricarti ovviamente, tu hai un termico, giusto lì? Io ho un termico. Va bene, non è un problema. Bene, poi, non ho spostato il Pathfinder, va bene, non problema. Questo è del Pathfinder, del Fish qua magari, di lui, yes. Allora, le due Broadside... spottate dai tetra sul tuo avatar. Vai. 12 colpi di cannoncino. Quindi al 3. Al 3. Con tutto ripetibile. Grazie al tetra. Ripetiamo un po' di più, dai. Mi servono dei dettagli. Quindi ripeti a colpire. Ripeto a colpire. Non ho ancora capito quando ripete per colpire quando e quando solo il più uno, ma va bene. Se sono in tetra, bisogna tutti colpire. Invece spot normale, solo il più uno. È nella recover. Esatto. Forza 7 al 5. Non ve la fa. 2. 3. Più un letale. 3 salvezza, almeno 1. No, 2. Perfetto. I missili abbiamo sparati, abbiamo i missili sfigati, sono 6 sì. Missili. Vai. Qualche 6? Ma neanche uno, ma complimenti, ritiriamo tutto, tanto colpisce il 4. 2, 6, 2 colpiti, i 2 colpiti a forza 7 al 5. 4, almeno 2 danno 2. Quindi diventano 1.
Milico. Due ferite, perché non dimentica lui, giusto? Però quanto fai? Danno uno, perché... Intanto, no, 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 che capi. Danno due, meno due, danno due. Al 4, 3 cipini. Per cosa lo uso, se no? Per quelli non posso interrompere, va bene. Proviamo a ripetere. Via, un danno. Ok. Quante ferite ancora? 9? Giusto? Non credo. Penso di più. Ok, mancato dimmi. Poi? 14 ferite. Quindi resta a 13. E a 13. Siamo 2. Devi non salvare prima, non serviva il dado in più. Ah? Ma no, dai. Io ho misurato questo qua, no, è vero? Tu sei un veicolo, posso spararti almeno uno. Arrivano in 5. Cosa? Non vuoi marca, sono fatti a mano i miei segni sulle armature. Non mi interessa. Lui spotta l'avatar a loro. E questo vuol dire che colpirebbero al? Al 2, che diventa il 3. Perché è il meno 1, mi dai. 2 che diventa il 3, sì, vai. Sono in 5, quindi sono 15 colpi più il personaggio. Al 3. Sono 3 letali. Via gli 1 e i 2, non ripeto niente qua. Al forza 6, al 6. Senza 12 almeno, giusto? Sono 4, 5 salvezza, almeno 1. Danno 1, al 3. 3 ferite. Personaggio, fai sui 3 attacchi che siamo in corta. Controllo. Non ho cospato con cadre, ne ho 3 in vista. Perché non ho ancora avuto la velocità. Sono morti prima. Mai, esatto. Siamo a metà gittata, quindi sono 3 colpi. Colpiscono un letale, due colpiscono. Vai. Se faccio 6 di più 3 di prima, non mi interessa. Uno solo. Danno 2. Danno 1. 1. Più. I tetra sparano i loro 4 colpi. Vai. Poi sono gittata a metà. 7, 2. No, uno solo. 3 colpi. 3 colpi al 4. Diventa il 5 perché sei là, ma sei letale. Basta. Basta, no. È così che si va, a colpi danno 1, ragazzi miei. Ragazzi, a colpi danno 1. Va bene, sì, facciamo però... vincere sti Tau. Ho fatto un errore, ma tanto adesso... ho fatto un errore. No, non mi sa che devo spottare altro, ma va bene. Ma sti da di rossi funziona. Di solito funziona. Chiedo. La riptide che non viene spottata a niente, perché sono scemo, sul tuo spettro cippo. 6 colpi, sul riscaldo. Vai, due letra. E uno colpisce. No, un colpisce, sì. Forza 8 al 5. 3. Meno 3 danno 4. Al 5. Danno 4. Resto con una. E su schieramento, posto. I 4 colpi missile. Al 5, niente. Perfetto. Un ferito lasciato, peccato. Puoi rimuovere quel... No. Va bene. Allora... L'unità di Breacher da 5 spotta l'unità a full vita, il tuo, sono 30 colpi. Spot vuol dire più 1 colpire? E basta. Io ti do meno 1. Ok, colpi al 3. Quindi sì, lui è quello che torna dietro. 15 come prima. 15 come prima. Prima salva. Due letali. E 3 colpiti. Pieno. Seconda salva, due letali e 4 colpiti. Terza salva, 3 letali e 4 colpiti. Quanti colpiti sono? 4, 8, 11. Forza 6 al 3. Sono 7, 9 più quelli a. AP? Meno 1. A 4. Sì. Boh, direi che può bastare. Vediamo se torna. Guarda, cioè, qua è già guffa, questo. Guarda che se tiro uno, torna in testa. Ok, rimettilo che gli sparo il resto. No, ritorna alla fine del turno. Alla fine del turno? Sì, turno, fine fase. Fine fase? Sta calmo. Ti caricherò.
Staccare. Sì, ti caricherò. Non posso fare altro. Lo so. Io ho ancora un CP, giusto? Sì. Bene. Lui ne ha uno anche. Per fortuna non ho avanzato con un Belfish. No, no. Io credo di finire la mia fase di tiro. Bene. E mischia, mischia che carica, mischia. Carica. Metti il personaggio poi ti carico. Ehi là. Hai messo? Belfish carica. Deve tornare il più vicino possibile, quindi. 8 pollici dovrebbe arrivarci. Mai più. La scafo? Ma 8 pollici. No. No, ci ho provato. Vuoi il fuoco ti caricano. Breacher, sì. 7, vedi sì. Qua i breacher. Quelli 10. Sono 11 modelli. Bene. Cosa fanno in corpo a corpo, scusami? Ridere. Ma mi serve bloccarti. E impedirti di fare qualsiasi voglia roba di figa. E un death sprite in caso vendartene. No, non faccio death sprite perché volo. Anche. L'unità che vola non fa death sprite. Questo non ci ho pensato. Oh, se si è battuto giocato, sì. Beh, veniamo. 3 attacchi di cadre al 4. Non so, interessante. Subiscono 2. Forza. Una ferita. Poi il volante non fa mai. Se hai volo non fa una mai. Ferita. Una ferita. Non lo so, interessante però. Dopo? Salvo il 3. Maledetto. Sono 10 attacchi al 5. Io ci provo, Mi servono i punti. Pensavo il 4. Ma che? Al 5? Al 5. 4 al 5. 34, giusto? 5. R5? R5? Metti la preferita intanto. 5. 4 ferita. Cosa vuoi da me? Siamo un tavolo da mischia noi. Una ferita. Ci ho provato. Fammi attaccami con l'avatar, dai. Sì, fa l'avatar prima. Sei avatar. Non sto spartando di chiesto e fatto via. Senza 6 al 3, giusto? Ah? Al 3? Ma perché il 3? Senza 6, quanta forza hai? 12. Ah, ok, scusa. 5, 2, meno 4, 5, meno 4. Ma 6. Danni? Quei che basta. Quanti? Ti tiro una alla volta. Ecco, 8 ferite. Scusa, ho fatto 14. Mi scusi. Quindi 2 esentrate? 2, sì. Orribile. Danni? Di 6 più 2. Vai. Quante ne hai? 5? 8. 8 ognuna? Sì. Ah, se faccio 6 però è vero. No. 7 e l'altra, no, voilà. Un muovo quella dietro. Molto. Non credo abbia neanche dei demise in realtà. Perché è scema, non ce l'ha. Vediamo. No, non ce l'ha. Fate. Va bene. Importante è che resti lì. Rispondo giù in fondo con sì. Il Farsir. Vai. Fa ridere il Farsir in corpo a corpo. Cosa fa? 2 attacchi a 2? Ripete uno per tira. È Elda, non è Elda. Forza 3. Vai 4. Vai. BP? Niente, fa 3 danni. Però. Salvo. Forza. Bene. Quindi è turno mio. Io ho ucciso un'unità comunque, non mi dà il assassination, ma mi dà un'unità distrutta per la, per la missione. Sì. Però tu ne hai beccate 4 perché ne ha prese 2. Sì, poi ne prendo 4 comunque. Sì, ok. Oh, guarda che è da vincere. Sì, stavo vincendo. Adesso quanto fargli stiamo? 64-55. Però in questo momento lui fa meno punti di me, forse ho 4 io punti. Io... uno solo. 2 ne ho. No, è conteso. Ah, non è conteso. Tu quello c'hai? Io ho C2. Io ho C1, penso. No, forse anche 3 il Delfish su controllo, ma 2 sicuro. Io ho 1, quindi va così. Va bene, ma c'è ancora qualcosa in quel Delfish? È vuoto, tutti vuoti il Delfish. 4 punti primaria. Faccio 4. Prendo 2 cipini. E ne prendo 1, vado 2. Oh, è sempre lui, lo guidiamo. Sì, sì, con la sua ferita viene ultima. Guidato. Sempre. Sì, sì. Il falso ci crede, fino all'ultimo. In realtà no, siete 66-55 perché hai maxato Bring It Down. Ho già maxato Bring It Down, devo uccidere. Cioè, ma però. Non sto facendo assassination, stai dicendo? No. No. I miei personaggi sono 1, 2 e 3. Level 2 fa l'assassination in questo momento. Non è facile, non sono d'accordo. Sì, con 2 attacchi. Con 2 attacchi. A forza 3, sempre VP. Però quante ferite ha?
Meno 4, credo. Se era 4 non ha senso. 3. Si può provare. Intanto disingaggio. Ok. Eh sì. 3 cipini? Ho 2 cipi. Tu hai ancora lethal. No, non lethal. Non hai più lethal? Col turno non so più lethal. Provo a sparare con questi. Spari quanti colpi? 30. Tantissimi. Più 3 per personaggio, sì. Va bene. Già, se ti disingaggi lì è tanto a bua. Questo termica. Sì. E lì apposta quel veicolo, perché gli esplodi, fa di 6 mortali e ti uccide il personaggio. Vabbè, non so che te devi fare 6 mortali ogni volta, no? Come dite? Ne devo fare di 6. In base a 3. Lui sta fermo perché con un Overwatch me lo killa, quindi sì. Fuoco. Sparo. Fuoco. E lì può fare il fuoco in faccia? Ovvio. E un torrent? Cos'è? Un blast? No. Non è blast? No. Ok. Perché dovrebbe essere blast? Non so. È un, okay. Sparo, un sustain. Ah, sì, sì, un... ok. Inizia qua, fai su di lui, così fai facile. Sto pensando di iniziare con lui, perché così in caso se lui distrugge qualcosa mi dà un dado destino. Ok, giustamente, ha molta senso. Quindi provo a sparare su di lui, perché mi sembra l'unica cosa. Al 4 binato. No, lui fa un, scusami, fa un Battleshock. Sì. Neanche per cui. Perfetto. E ripeto, per colpire uno, perché è un Eldar. Sì. Anche l'Avatar fa il Battleshock, perché ha 8, scusa, 8, no, sì, non scuola. Ancora, non ancora. E... forza 12, resistenza? 9. Sì, 9. Al 3. Uno. Ripeto uno. Ripeto uno. Uno. Sì, ma dai. Al 4 abbiamo un CP, ma è salvo. No, sono lontano. Armature tatticamente potenziate, signori. Lui. Questo è singolo solitario? Sì. E lì farci sparare, se vuoi. Sì, è lì, non potevo fare altro. Mi serviva. In realtà sì, li faccio e dopo carico tutte e due. No, poi si è già ingaggiato, non puoi. No, se te lo ammazzo. Ah, devi ammazzare in tiro lui, ok. Sì, devi ammazzare questo in tiro. Quante ferite ha pieno? 8 ancora. Non so, no. No, difficile. Vabbè, ammazziamo lui, dai. Ok. Sembra facile questa. Sono con 4 punti di torre, ammazza lui. E non riesci a ammazzare entrambi comunque. Poi no. Vabbè, spariamo sul mono guerriero del fuoco. Colpisce! Lo togliamo. VP? 4. Al 6. No, ma perché? Scherzo. Cosa? Butto a terra. Vabbè, 6. Un'aria al 1000. Vabbè, 6 per il butto a terra. Sciolto. 4 punti di toria per il mio avversario. Va bene. Corpo a corpo? Sono d'accordo. Ti mischio. Termico, ah sì, spara. Ah, scusami, il termico. Sì, sì. E lì non può sparare il blast, può sparare altri attacchi. Sparare non il blast, però no, può sparare il resto. Sei fanteria. Cosa? Sei fanteria, non puoi sparare. Io non sono fanteria. Cioè, non sei non micro. Sono mostro. Sì, infatti, non può sparare. Sì. L'autarca là, sì. A 2. Per fortuna che Elda. Calcio, che se ne è. Senza 9. E il termico in teoria ha forza 9, perché tutti i termici hanno 9 in teoria. Confermo, al 4. 4, binato, ovviamente, non si sa, cipino, e no, è già ripetuto. Ma lo gorilla sì, è vero, non posso. Che perché caricheranno? Sì, da. Veramente. E adesso sono un po' più vergognosi a dirlo. L'Artarca carica quel Devilfish, sì. Faccio Overwatch. Fai. No, vai. Non ha senso, vai. Hai pietà. No, perché non mi faccio niente, però sono più letali. 5 attacchi dell'autarca in corpo a corpo, perché col termico non fa niente. Se il corpo a corpo te lo smonta, intanto colpisce con tutto. Afferisce al 5. Forza 6. 5. Un bilico. Non si sa. Uno sì, uno ripeto. Uno. VP? Meno 2. Meno 2, 2 danni. Salvo. Vabbè, non bastava. Scegli tu, perché la siamo già ingaggiati, quindi vai tu. Già, 3 attacchi di piedi, letteralmente sono piedi. Colpiscono 2, forza 6, niente. Rispondimi, smontami sta ultima broadside. Cosa vuoi ti dica? Poi la cavemo. Quanto è 8? 6. 6? È vero. Meno 4. 6. Vai. È morta, caremo. È morta. Esplode. E non puoi neanche consolidare perché non toccheresti no, un'unità. No, questo là è basta. Quindi. Attaccami l'autarca. Sì, 3 attacchi di piedi. No, di scafo. Niente. Posto.
Io ho fatto un bring ha rotto ferite, no? La scema. Sì, ma non fai più bring down. Ah, non posso più. Maxato. Quindi turno mio. Vai. Attacchi prima tu, due attacci. Vado io adesso. Vuoi andare con un proviamo, CP, proviamo, dai, proviamo sto assassination. Al 2. Tutti e due. Al 3. 3, al 4. Al 4. Grassissimo 4. E Nellar ripete. E Nellar ripete. 2 al 4. Meno niente. E salgo. Vabbè. Bene. Abbastanza semplice. Tre attacchi di cadre. Ne colpiscono due. Ci ho provato. 1. Due armature del cadre. Al 3. Fatto. 10 attacchi di quelli di fuoco. Già fatto. No, già fatto, non ho fatto, fatto niente. Ha fatto piu piu piu. Due armature. Quante ferite ha lui? Altre 4. Altre 4 ha. Ok. Molto ghiotto. Easy, sì. Bene, turno mio. Sì. Io faccio 8 punti primaria, mm-hmm. Molto semplice. E toccherà farti la bua delle ultime cose, direi. Già, perché quello che devo fare adesso è semplicemente spararti all'avatar. Sperando di farti abbastanza male. Avrei quella feritina ancora rimanente lì che devo valutare se fartela, ma ho come farla senza problemi. No, ho anche i miei Pathfinder ancora. E quindi quello che farò è muovermi avanti verso di te e spararti le ultime cose. Rimarrà solo un... Vediamo, magari non riesci, cioè con loro vuoi sparare questo? Ho tre fucili ionici di mezzo. Ma come me lo vedi? Devo muovermi. Hai voglia? Posso muovermi. Ho a mio assalto anche. Posso avanzare e sparare? Vediamo. Bene. Regia, top sia. Ok, cose facili. Tu hai quanti CP troppi? 3. Ok. Io ho pistole, qua pistole qua. Il mio modello non fa il cadre. Il cadre si cura la pistola perché ce l'ha sul modello. Non posso ingaggiare e sparare. Con il resto di 60. Sì, mi serve anche per altro in tonestà. Di quanto ti muovi con gli esploratori qua? 5. 7 più avanzamento. La cover mi spara, dopo vediamo. Scudo sono le armi in cui sono equipaggiati. Recomposition. C'è anche la pistola, quindi facile. E sparano due colpi a testa perché ho il cadre in squadra. Abbiamo 20 colpi di pistola lì. Avresti 15 di blast. No, perché se disingaggio non sparo con loro, spari con loro. Lo so che sparo con loro, lo so. Mi serve anche altro. Devo vedere un secondo come fare. Allora, quelle facce devo sparti all'avatar. Cioè, tu resti in corpo a corpo per sparare 10 colpi, invece che spararne 15. No, 20 a 20 al posto di 15. Però 20 a forza 4 contro... Questa è forza 5 sempre, la pistola. Comunque ti ferire il 3, quella pistola. E forza 5. Forza 5. Forza 5? Sì. Se no, sarebbe forza 6 il blaster. Per il blaster è meno 1, la pistola è meno 0. Adesso vediamo, secondo me, facciamo quelle facili. La riptide avanza. Tu hai la di fato? No. Resistenza dell'avatar 12, certo. Quindi sarebbero, credo, 6 dadi di tank shock eventualmente. Perché credo che forse 6 la riptide. Già, devo solo controllare quanta forza la riptide prima di fare cose sceme. Forza 6, danno 2 in mischia con quel riptide. Spero muoia prima di caricarti. Sì, 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 intanto io faccio questo. Dovrebbe essere a posto perché rincarica il mio. Questo fa così. Questo fa così. Questo si muove un po' più avanti così ci arriva in citata con tiro i colpi. Poi, quello mi serve muovere là per spottare. Allora, gli spottatori avanzano intanto. Uno vuol dire muovere di 8. 8 arrivare qua il più lontano, o arrivare comunque nei...
Gli ionici ne ho uno là. 1, 2, 3, 8. Qui prontano tutti riescono da fuori, quindi non è un problema. Perfetto, quindi posso muovere loro là. Il Delfish deve avanzare. Loro quindi muovono di 1. Delfish qua giù avanza di 13 pollici. 13 dove arriva? Abbastanza per uscire col muso. Se mi metto così riesco a uscire col muso e vedo oltre, quindi non è un problema. E... ok. Sì, posso fare questo. Allora, loro muovono di 8. Intanto finisco con 8 pollici là, per questo è importante. Basta uscire con i 3 ionici. Tizio superfluo che non serviva a niente. Qua, 8 qua. Mica avevo chiuso. 8 qua. Come lavoro in pizza? Dado sti. È differente, è una notizia superflua. Ci fidiamo. L'ho spento dopo essere in pizza di nuovo. No, è differente. No, dovrò farmi spotting con altro. 8 pollici qua. Tecnologia antienda. Sì, veramente. La partita è antienda proprio. Non tutti vedranno, ma vabbè. Terribile. Vabbè, la partita sta andando così. 10 pollici. Insomma, il potere Pokémon. Ora va la spark. No, disingaggio. Alza più vacche. Quindi? Disingaggio. Mentre loro si muovono avanti di 6 pollici. Ah, lo faccio per ridere. L'Overwatch? Sì, l'Avatar. L'Avatar sulla Riptide, vadi. E sei binato. A posto. A posto. E un CP in meno, questo mi va bene. Era meglio con il petrocollo. Questa è l'Avatar, se fa 6, fa sustain di 3. Questa non avanza, resta qua. Con di 6 più 2 danni. Quindi se entrava probabilmente tiravo giù la rip. Ok, ho fatto. Bene, allora. Ho avanzato con l'oro di un pollice, grassissimo, il mio per uscire dal scenario. Pati pati. E quindi posso spararti un po' di cose. Pati pati. Cose facili. No, aspetta, non ho mosso l'oro, scherzavo. L'oro devo muoverli. Non mi serve muoverli. Quelli del fuoco, i breachers, spottano lui agli esploratori. Gli esploratori hanno una 3 ionici. Devo solo il profilo, un secondo. Sì, regia. Mi devo sparare. 9 colpi. 9 colpi. Sovraccaricati. Non mi serve? E meno 2, sì, perché... ti serve. Sì, no, è meno 2 al VP. 9 colpi, non sono letali. Mai? Hai corso? Ho avanzato. E come fai a sparare? Perché ho assalto con tutto l'esercito. Lethal 2 per 30 turni. Assalto tutta la partita e sono guidato. Tutta la partita, sì. Sei sepottato. Sono 2 punti separati nella regola. Sono 9 colpi al 4. Perché ho il più 1. Via, via, via. Forza 8 andrebbe al 5 e al 4 perché ho dentro lo Dark Strider. 2, 3, almeno 2 danno 2. Cosa? Anche secondo me, ma vabbè. Cosa ho detto? Via. 6 che va al 5. Sì, hai ragione, al 5 e al 4, hai ragione. No, 3 punti. 3 scalamenti, uno muore. Un esploso. Bravo, esploso bene. Qui, tetraspottano l'avatar alla Riptide. Questa Riptide non ha ancora surriscaldato l'arma, con i devastanti, quindi la surriscaldo adesso. Non ho più letali. 6 colpi. E ripeto tutto per colpire. Mi basta colpire al 3. Ho surriscaldato prima. Ho fatto l'overcharge dell'arma con la regola. I devastanti. Ah, okay. Quindi colpiscono 5. Forza 8 al 5. Al 6 sono devastanti. Un devastante e basta. Sono 4 danni devastanti diretti. 2. No, non tanti, non... No. Sì, non è mortale. Sì. Esatto, quanti fa? 2. Allora, vediamo se esplode l'arma, non mi esplode l'arma. Termico, colpisce, non è letale, ferisce, meno 4, di 6 più 2. Di 6 più 2. Uso un cipino. Non l'ho già usato, no? Non ancora. No. Sono 2, 4 danni, perché il 2 danni del termico mi togli.
quindi sta 2. E infine mancano i 4 colpi misiletto. Ne va 0. Perfetto. 4 colpi di tetra al 4. 2, forza 5 al 6. Niente. La lista continua a piacermi. Non ho mosso quel fuoco, quindi come prima vanno 5 più cadre. Ci sono 15 colpi più cadre. Al 3. Non ripeto niente, perché colpiscono 3 di base loro. E al 6. Io posso il cadre che fa i suoi 3 colpi, stufi. 1. Il cadre fa 3 colpi buffi. Dai, cadre, signori, il cadre deve fare la kill. 3 colpi buffi! Colpisce con... credo con 2, perché credo abbia BS2+. Spero. Non ha gli occhi storti come gli altri. No, gli occhi storti anche lui, colpisce al 3 di base. Ci sta, ci sta. Al 6! No. E poi la torretta, sono rimasti fermi. Non li ho mossi per questo. La torrettina... credo abbia non 2 colpi. Non c'è, non si vede, quindi non c'è. È un'arma del personaggio, in realtà. Quindi... vai. Un secondo. Ranged Weapons. No, dov'è? Eccolo qua. 2 colpi al 5! 1. Forza 5! Al 6 ripetibile! Perché tu in linked! Non aumenta il colpo di 1 comunque? Sì, è vero. Colpisce. Non ferisce, ma ripetibile. Non ferisce. Rimane una ferita, dovrò farti vedere quel tank shock. Ma anche la torretta prende un colpo in più? Tutta l'unità. Dipende se è scritto armi a impulso. Tutta l'unità, no, no, armi da tiro. Adesso la gara cambia tutto. Sì, okay. Sì. Sì, mi sono in CP, peraltro, qui ho già sparato. Granata lì, però. Beh, non è che... no, mi servono lì CP, devo far fuori quella, quello cacchio di... era un suggerimento da casa. No, no, lo so, ma la tela granata l'ho tenuta per far fuori lì il tuo coso. Quindi un CP. Vai. Sul tuo veggente. Una mortale. Non ho capito cosa stai facendo. La granata. Ah, su lui? Sì, una mortale. 15 colpi di carabina. Segna, sei là. Mi spotta il Delfish, il tuo veggente. Sono 15 colpi di carabina. Carabinieri. Carabinieri. E chi spotta? Il Delphi spotta il veggente ai 5 del fuoco, 5 breaches. Via gli 1. Forza 6 al 3. Almeno 1. Sono 6 armature almeno 1. 6 al 4. Poi 3 colpi di cadro. 2 ferite. 3 ferite. No, 3 ferite. Basta. Morto, bene. In mischia ti sparo all'altro autarca. 4 colpi di misiletto. Mangio io. Colpiscono 1 al 5. Ripetibile che hai vinto in linked. E forza 5, un'armatura. Una ferita. 4 colpi burst al 5. 2. Forza 6 al 3. Al 2. 2. Meno 1. Un'altra ferita. Una ferita ancora. Resta con una, no? Se non muore, di meno. E resta solo la carica qua. Carico qua. 7 di Rissi. E Tank Shock. 6 dadi. L'ultimo CP che ho. Ne avevi 2, no? Hai 4 o 5 Tank Shock? 5. Sono 3 mortali. Basta. Rissi esplode. Marco, si è perso il suo avatar della morte che mi assalta in mezzo all'esercito, mi uccide la... ah, l'hai visto. È stato bellissimo, è stato... Taccami lì, mischia. Cinque. Tre attacchi di... scusa? Uno meno due. E due ferite, rimane a 4. Vai. Tre attacchi, che sono sotto top, sotto, non ti attacco niente. Bene, fine. Toglimi due ferite sul... del fish, sarò. Vado a 4. Credo di aver finito la mia fase e tocca a me. Io faccio 4. Sì. Alla fine del turno io ho fatto 2 unità, tu hai fatto 1 unità. Quindi ho fatto 4 punti di vita, giusto? Ok. Quinto tuo. Ah, che mendola. Sì.
Questa è abbastanza liscia. Sì. Cosa? Ah sì, tocca adesso. Dopo, altre cazzate? È un Eldar, cosa può fare Battleshock? Lui è super Battleshock, lui è il Battleshock. No, quello no, manco considero. Puoi sparmi il termico in faccia, perché sono un veicolo? Ingaggio. Sa che l'autarca, non so se non può farla granata. Comunque perché è ingaggiato. C'è la pistola. Non posso disingaggiare. Deve disingaggiare, spendendo CP. No, è un fucile. Ma un veicolo. Non può sparare comunque, no, perché è un veicolo. Perché non è un veicolo lui stesso. È vero. Hero e Jenkins. Farsi era su... Sì, aspetta che controllo se gare granata o no, sto proprio disgraziando. Gare granate. Oh. Puoi fare un disingaggio e tentare granata folle. Uso un cipino, così disingaggio e sparo. Un cipino per la granata, dopo. Prima il momento della farsi, se vuoi. Disingaggio e sparo o disingaggio e granata? Perché disingaggio sono eligible to shoot. Overwatch del David, sì. Che tu non avevi, scusi me? 5. Ho un CP. Non lo faccio, non lo faccio. Voglio vedere la granata, voglio vedere la granata io. Voglio vedere... Boh, tanto ormai. Proviamo le robe buffa. Ci mettiamo 24, proviamo a uccidere. 4 e mezzo, così mi faccio Overwatch. Overwatch. No, non... Sì, dai. Dai. Questo sì. 6 colpi di ionico. Niente. Niente. 4 colpi di missile. Vai. 2. Forza 7. Al 2. 1. Meno 2 da un 2. Due danni. Finite. Piu piu. Dai. Fatto. È finito. Ho un termico, ma... 5. 3. Allora, fase di tiro. Ah, lui ripete a colpire su se stesso. No, ovviamente. Va bene così la partita, va bene! Va bene lo stesso! 5 colpi. Il 3. 9. 6 Eldar, bene tutto. 1. 1 meno 2. Forza 5? È a posto. Non penso, forza 6. Beh, è a posto. Lui usa le granate. Vai, vai, vai! 3, 4, 5. Fare entrambe le cipini, cose. Tanto non li userò per niente altro. Ah, due modelli in campo. Dell'ultimo turno, fanno usare queste granate. Quanti dadi fa? 5, 6? 6, 6 no? Al 6 al 4. Ecco, 2. 2 mortali. Due ferite. Termico. Non ferisce. Sì. EVP? Meno 4. Meno 3 perché mi hai detto lo scafo? Forse mi hai il culo? Tutto? Ma allora fa danni perché tanto non è gira, ma tu speravi. Dovevi sperare che non esplodesse. Bene, bring it down, finito. No, lo so. Era già maxato, non posso fare niente. Quello posso fare io. No, restiamo lì. Il mio avversario il mio giudice mi spacca i veicoli. Ah, vai. Bene, non ho fatto un morto. Faccio 4 di primaria e posso solo farti fuori i personaggi. Direi. Sì. Mister regia. Devo fare due morti per fare 8 punti. Ammazzare quasi. Avanzo con la Riptide. 3, vado a 13. Non arrivo in girata corta del termico, ma ci devo il termico. Vuoi farmi Overwatch? Certo. Vai. Fammo un resto. 5 colpi. 2, 3, 8. Sì. 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 L'hai maxata, quindi è forte. No. La lancia. Sì! Forza. Boh, non mi ricordo. Non va. C'è chi lancia. Ma tu li tira in casa. Sì, perché la forza 9. Boh, questo entra. Uno. Una lancia. Salva. Che roll rallentato proprio ad effetto. Due catapulte shuriken, neanche una. Fine. In teoria ti vedo per scappare Sium, quindi muovo l'oro, tuc, tuc, lei spara lì, abbastanza semplice, boh, Delfish spara al tuo Tarka, non so di amorlo, e tutti vanno col brotellino, tutti feriti forza 6, 4 armature meno 1, che da meno 0 perché sei in cover, non ti vedo del tutto, comunque è morto, bene, molto semplice. Qui 6 colpi di ionico, spottato da loro. Cioè, dichiarato dopo aver tirato i sì, danni, boh, ma va li ho messi qua per un sì, motivo. Sì, sì, no, va bene. Credo siano 4 salvezza al... A 4. Quanti danni fa? 4.
Un ceppino? Non ce l'hai lo ceppino, li hai finiti tutti. No, avevo un ultimo. No, perché no, li hai finiti. Uno per cosa? Per l'overwatch e uno per disingaggiare e sparare. Sì, uno ce l'ha e uno ha l'overwatch qua. Vabbè. Non si esplode? No. Niente. Bene. Signor regia, ci dia i punti va finali. Va bene, orribile. La schermata finale. Sì, sì, sì. Morto. Non c'è più. È morto. No, no, bruttissima cosa che vedo. Bruttissima cosa. Non potevi fare altro. No. No, schermata 2, pagina 2. Va bene, finisce male. Vabbè, hai fatto un punteggio degno, eh. Sono... Cosa? Non va? Aspetta, vado qua. Faccio io, un secondo. Togliamo metà studio. Qua. Piu! No, non andava là. Una già l'altra volta aveva problemi. Non so se dopo correggerò. Va bene. Bene, ci siamo scambiati di posto? No, siamo giusti. Bene, io sono riuscito a non fare i 100 punti Tony, il che mi è molto triste. Però devo dire, mi piace un sacco usare i breacher, perché sono stupidi, sparano tanti colpi. Cioè, sparano colpi. È insensato. Sono divertenti, devo dire la verità. Mi sento scomodo con poche armature in campo. Sono giuste adesso? No, le icone sono sbagliate. Va bene, cambieremo. Perché le altre parti erano giuste? Prima era giusta, sì. Sul... Va bene, capiremo poi. Vabbè. Boh, che voto diamo a questi Pokémon? 21 punti di scatto. Ma mi piace il Pokémon. Boh, ho fatto due scelte sbagliate nel non focussarmi sulla ripta dall'inizio. Quello dovevo concentrare e già mi toglievo una ripta. No, il punto è che io... Ho tirato uno schifo. Io ti ho messo apposta in bocca a farsi l'unità perché è golosa. Sapevo che tu volevi andare qua. È stato proprio un'esca per... dividerti tutte le cose grosse qua per farmi secondo fuori me quelli. Non era tutta sta gramesca, ma perché ha funzionato cioè appunto perché ha funzionato e beh, dove altro andavo scusa appunto, e infatti così ho potuto muovere di là tutte le robe più importanti e con quelli farmi tutto il giro del campo e tu non hai perso una riptide il primo turno per sfiga sì assolutamente sì La seconda uguale per via delle lance che ho sfigato beh le ho salvate quelle dai al quarto turno ti rischiavi di avere una riptide ferita e fine ma lì sono modelli sì, è quello dico. È andata un po' così. Il punto è le hit sono quelli, sono fatte per essere usate in maniera offensiva e basta. Abbine. Direi che sono belli, Tao. Mi piace il distaccamento nuovo. Finalmente ho un po' di flessibilità a differenza del Kaoyong che era. Gioca gli ultimi tre turni da partita quando la partita è finita. Che non aveva senso. No. Comunque questo... i primi tre turni letal è fortissimo, mi piace bello, un sacco. Bello. Infatti, ho paura che mi divertirò più usare questo distaccamento che quello della Retalion di The Battle Suite. Beh, che poi è un po' stimana contro la Death Guard e vedremo cosa c'era. Sarà goloso, anche quelli. Direi che bene. Promossi Tau, un punteggio indegno, ma promossi Tau. E qui direi buonanotte e buone botte. Buonanotte e buone botte.